Prima di farti vedere i video che ho girato nel mio viaggio in Thailandia, vorrei spiegarti che questi video sono stati fatti per alcuni amici che pochi giorni dopo che ero partito cominciavano a chiedermi: "Ma cosa fai? Come va il viaggio?". Allora ho voluto documentare un pochino quello che ho fatto, le cose che ho visto. Non ho la pretesa che siano dei grandi video perché sono stati fatti col cellulare, proprio come questo. Però spero che servano a qualcuno per rendersi un po' conto di come si può stare in Thailandia e soprattutto di quante cose belle ci sono. All'interno ci sono delle mie riflessioni perché ti ricordo, volevo mandarlo soltanto agli amici, però ho scoperto che tante persone sono curiose di sapere com'è andata e quindi lo metto in rete. Non ho la pretesa, ti ripeto, che sia un grandissimo documentario, va bene? Però ci sono tante cose molto interessanti. Spero che ti serva o che vi serva e vi lascio immediatamente ai video. Bye bye. Allora, nel mezzo del casino totale, ed è lunedì sera, non so se si sente. Grazie, no. Ed è un macello, proprio un macello. Donne dappertutto, ragazzi ovunque. Non si capisce la gente parlare, non so se mi si sente oppure no. Intanto però lascio questo reperto. Ecco, qua è la fine della strada. C'è una strada praticamente solo pedonale dove tutti vengono qua. Ho scoperto che si possono comprare le scarpe, si può comprare una valanga di roba a un prezzo stracciatissimo perché si può contrattare tantissimo. E qua, come vedete, donne ancora. E soprattutto un sacco di guardiani, poliziotti, guarda qua. Non so se si vede, comunque sia. Qua un attimo di calma. Vedi? 100 baht ti danno le manine. Buono, buono, ho trovato nuovi posti. Passo e chiudo. Ok, eccomi qui. Qua ci sono ancora qualche locale acceso, ma c'è tranquillità, c'è veramente una tranquillità pazzesca. Sono tipo le 5 del mattino, la gente passa con i rossi, nemmeno a Napoli, e ci sono persone che sono accoppiate, gente da sola, un sacco di russe. E va bene. Questa è Phuket by Night alle 5 del mattino, calma, pochi motorini. La strada, a parte qualche coglione che fa casino, però d'altronde c'è sempre. E vabbè, eccolo qua, la faccio vedere. Spiaggia di Katanui, sono nell'acqua. Oggi non è nemmeno una giornata tanto bellissima. Non so se si vedono le nuvole, ma vi voglio far vedere una cosa qua. Acqua verde, non molto trasparente, ma bellissima. E basta. Fine. Questo, madonna, se ora mi casca il cellulare in acqua, sono nella merda. Passa e chiudo. Allora, in partenza per un viaggio di un giorno per quattro isole. Stiamo praticamente viaggiando così. Non so se riuscite a vedere, sono praticamente attaccato all'esterno
di un pulmino che è pieno, non so, ci sono tipo 50-60 persone dentro e tutti continuano a dire stringetevi, ma ne devono entrare altri 25, non sappiamo come fare. È così, giornata bellissima, guardate. Ecco, è così si viaggia in Thailandia. È un po' particolare, però vediamo, speriamo che il viaggio vada bene. Tra l'altro avevano sbagliato e mi è toccato andare a prendere il bus da un'altra parte rispetto a dove avevamo fissato, ma fa tutto parte del viaggio. Ecco, documento registrato e adesso posso godermi anche questo tratto che la mano mi si è già contratta. Ciao, al prossimo video. Ok, reduci dal viaggio in pulmino, chilometri di attesa, ci dicono all'8:30, alle 9 ancora non sono lì, dovevamo partire alle 9, allora però ci troviamo tipo dentro una pineta che però è quasi una giungla, guardate. E adesso la tipa, dopo aver preso i nomi per la, come si chiama, per l'assicurazione, ci porta sulla spiaggia e ci dice di seguirla, che la barca è la numero 3. Guardate qua, c'è una sorta di laguna. Spero che si veda. E stiamo seguendo la tipa per la barca numero 3, ma voi non avete un'idea, cioè guardate un attimo, eh? Cioè ci hanno lasciato tipo a un paio di chilometri o tre dalla barca. Sono fantastici, sempre con il sorriso, ci fanno le foto anche. Va bene, passo e chiudo, ci rivediamo sul motoscafo. Fa un caldo becco. Ciao ciao. Ok, finalmente in barca, si parte adesso. Qui è particolare perché c'è come un'inserratura tra due spiagge e praticamente per parcheggiare le barche si infilano in questa inserratura. Non so se vedete la spiaggia da una parte, la spiaggia dall'altra, e tra poco stiamo andando in mare aperto. Ora il rumore sarà pazzesco come al solito. E va bene, mi godo sto viaggio e magari faccio un po' di fotografie, anzi un miliardo di fotografie, perché lo stemma pazzesco. Arrivati nella prima spiaggia, Phanang Krave, che è praticamente una sorta di galleria, caverna particolare, e vabbè, motoscafi parcheggiati direttamente sulla spiaggia, roba da pazzesca, in Italia non potrebbe mai succedere, o magari succede lo stesso, ma insomma non si può così, vabbè, e qui è così, e alle mie spalle, come vedete, una spiaggia praticamente tutta per noi, ma la chicca è che in ogni spiaggia, anche inarrivabile, insomma queste isole un pochino particolari, no? Dove insomma ci vuole la barca, trovano sempre il modo di fare dei piccoli insediamenti, che poi non sono tanto piccoli, perché guardate, guardate alle mie spalle cosa c'è, si vede? C'è praticamente un ristorante dove si può mangiare di tutto, c'hanno tutto e sono pazzeschi, perché alla fine l'organizzazione in qualche modo sta a galla, che è un termine abbastanza appropriato da un punto di vista del mare. Ora, pensate che in tutta la spiaggia, siccome è molto pericoloso perché arrivano
i motoscafi, questi motoscafi che hanno anche 3, 4, 5 motori, sono molto potenti, li chiamano speedboat, e praticamente hanno dovuto disegnare, non so se si vede là, hanno dovuto disegnare una parte del mare con le boe, dicendo a tutti quanti: se volete proprio fare il bagno, lo fate lì, perché se no vi passano sopra. Va bene, faccio un pochino di fotografie e poi ci vediamo nella prossima spiaggia. Ah, che bellezza. Ciao. Ecco, praticamente la chiamano Pranang Cave proprio perché, vedete, stanno scalando questo praticamente che è una cosa pazzesca, perché è proprio una caverna, vedete, sul mare. E la cosa interessante è che c'è una sorta di tempio dove venerano, mi dispiace dirlo, però si chiama Dio Cazzo. Così, guardate bene, è pieno di simboli fallici, pieno zeppo di simboli fallici. Una cosa che si trova anche in Cina, però che per loro è una sorta di cosa sacra. Qui è impressionante. Ho appena fatto un bagno. E qua c'è un altro luogo dove vengono a fare questo tipo di preghiere. Non so se è per un discorso di impotenza, ma non penso. E come vedete, tutti questi simboli fallici, ma grossi, cioè ce ne sono di anche 2 metri. Guardate là. La grotta sale. E là è un po' dove c'erano le grotte dei pirati, no? Dove si venivano a rifugiare i pirati, a nascondere i bottini. Guardate che stalactiti o stalagmiti, non so come si dice, che piovono dalla caverna. Non so se si riesce bene a vedere per colpa della luce. Questo praticamente è quello che abbiamo sopra la testa. L'acqua è assolutamente pulita. Guardate, ho già l'acqua ha quasi la vita, si vedono i piedi, una trasparenza pazzesca. Niente male, eh? E là c'è un percorso che adesso vado a fare. E ora mi faccio un altro selfie nell'acqua, anche perché ho lo zaino addosso e non voglio rovinare la roba che ho dentro. Passo e chiudo. Ciao ciao. Per adesso bisogna che riparta, mi faccio un bagno al volo, però sono entrato dentro questa grotta e come vedete lì c'è il mare, ci sono un paio d'accessi. Adesso provo a farvi vedere come si entra dentro. Vedete l'altro accesso, e qua ci sono tutte le rocce. È veramente fantastico, cioè sembra di essere nella grotta di Capitan Sparrow. Allora io mi vado a fare un bagno al volo, madonna, sono stanco, per arrivare lassù, guardate. Sono scalzo, mi hanno fatto anche un bel paio di foto. Ci sono un sacco di persone che sono da sole qui a girare e quindi, come dire, è facile fare amicizia. Molto bello. Quando ti dicono, ah, la Thailandia è facile, sì, in realtà è abbastanza vero. Adesso esco dalla grotta, come vedete, e rientro nella baia, mi faccio un tuffo volante e ciao, ci vediamo a quell'altra isola. Uè. Allora, questa è
Aspetta che ve lo faccio ridire. What's the name of this beach? And Tapa Helen. Tapa Helen. Yeah. Cali there. Take photo? No, no, it's okay. E Tapa Helen, questa spiaggia è particolarmente bella e sembra che nelle highlights della Thailandia usino proprio questa spiaggia per far vedere quanto bella è. Infatti ci sono dei posti meravigliosi, guardate là l'isola che c'è alle mie spalle, e poi ce n'è un'altra qua e poi ce n'è un'altra là e infine questa, e è tutta praticamente attaccata da spiaggia. È incredibile, come al solito, come vedete ci sono chioschettini per rifocillarsi, ci sono addirittura persone che ti vendono pacchetti per insomma andare in giro ancora più nelle isole. Vedete, tutte le isole sono attaccate, non so se si vede perché c'è forse controluce, ma un sacco di barche, queste le chiamano longboat o monomotor, perché hanno un motore unico che esce fuori dalla barca, e sono praticamente quelle là, spero si veda, quelle. O quelle? Adesso faccio una cosa pazzesca. Mi infilo dentro un'acqua che è allucinante, ma altro che pubblicità, ma questa è vera, cioè io. Poi è calda, si sta benissimo, va bene, mi vado a girare un po' le isole, faccio un po' di foto. Dov'è il sole? Qua. Ciao ciao, ci vediamo nell'isola dopo. Allora, mi sto facendo la traversata a piedi, nemmeno a nuoto, cioè siamo nell'acqua. Qui le barche attraccano così, ed è particolare perché sto facendo praticamente la traversata tra un'isola e l'altra a piedi in questa sorta di bassa marea. L'acqua ti dà più o meno al ginocchio, va. Ed è pazzesco. Adesso, cioè, ora, come vi ho detto, i thailandesi riescono a trovare insenature e appigli ovunque, quindi se ci fate ben caso guardando là, non so se la luce è giusta, ma dopo magari faccio qualche fotografia. Anche lì ci sono chioschetti, cioè dove non ci sarebbe niente, ci sono chioschetti. Hi. E ci sono cinesi dappertutto, americani, e ovviamente mi stanno guardando dicendo: ma con chi cazzo parla questo qui? Ops, scusate se ho detto con chi. Bello. E poi ho lo zaino addosso. I cinesi sono fantastici perché sono vestiti davvero come si vestirebbero a casa loro, ma come del resto noi italiani, però sono particolari, si portano l'ombrello e hanno tutti i loro modi. Ho quasi fatto, quasi finito, ho anche in realtà quasi il fiatone, e siamo stati prima in un'isola che si chiama Chicken Island, dove non si può andare sulla spiaggia, ma è un po' così, insomma, si paga, e qualcuno di noi ha pagato, qualcun altro no, quindi quelli no rimangono
sulla barca per un tot, e quelli invece che hanno pagato, come me, sì, ma una cosa tipo 10 euro, ecco, ti danno maschera e boccaglio. Hello, say hello to Italy. Fantastici. E ti danno maschera e boccaglio e ti fanno vedere. Allora, siamo stati mezz'ora. Io, cioè, non vi posso dire che era bocca aperta perché con il boccaglio, però ero veramente affascinato. C'è una varietà di pesci incredibile. E soprattutto ho scoperto una cosa che mi ha veramente fatto ridere quasi a fuoco, perché praticamente dovete sapere che se schioccate le dita, no, i pesci che sono intorno vengono da te, invece di aver paura, vengono da te. Quindi, cioè, a un certo punto sono così vicini che tu li puoi toccare col dito. Tum. Poi ovviamente se ne vanno, non è che... Però, fantastico. E ho scoperto per quale motivo non mangiano i ricci. Allora, i loro ricci non sono esattamente come i nostri italiani, sono praticamente della stessa dimensione, solo che hanno gli aculei più lunghi di una spanna. Sono giganteschi gli aculei, prima di arrivare al riccio, e si muovono tantissimo, no? Quindi abbastanza difficile da prendere, ma secondo me prima o poi i thailandesi troveranno un modo per prendere anche quelli e cucinarli, perché sapete il detto dei thailandesi qual è? Dicono: se si muove lo mangio. Pazzesco. Infatti ogni tanto nel piatto ti trovi delle cose che non sai cos'è, e forse è anche bene non saperlo. Allora, ho finito la traversata, sono finalmente sulla spiaggia. Guardate, ero laggiù. Adesso vi faccio vedere che sono riusciti a... Oh, scusate il fiatone. Sono riusciti a... Vedete gli insediamenti? E non so se è un bene o un male, però si sono portati la televisione, hanno internet qui. Cioè siamo proprio nel mezzo del mare, eh. Cioè non è, ci vuole tipo una trentina di minuti dalla terraferma per arrivare qua con i motoscafi che vanno come dei pazzi. Quindi fatevi un po' il conto. Addirittura, se guardate, non so se si vede il promontorio laggiù, là e là. Cioè è veramente lunga. Allora, ora passo e chiudo. Mi sa che mi godo un bagno e un pochino d'acqua. C'è Vucci. Perfetto. Ciao ciao, ci vediamo alla prossima isola, che mi hanno detto è fantastica, molto di più di questa. Bye bye. Allora, è da stamattina che siamo in viaggio e siamo arrivati finalmente a Poda Island. Poda Beach è una delle spiagge veramente più belle e pazzesche. Qui approdano un sacco di barche che vengono da Onang, da Krabi. Come vedete sono un sacco di barche. È incredibile come faccia a stare ancora in piedi. Tutti quanti prendono... Aspettate che mi sposto, perché stanno prendendo tutti quanti fotografie. E il posto è magnifico. C'è anche tutta una parte interna all'isola. Ovviamente l'isola, come vedete, e gira, molto probabilmente c'è anche l'altra parte. Stiamo prendendo una quantità di sole indescrivibile. Infatti nella guida c'è scritto quello che vi serve, alla prima voce c'è scritto crema solare, e qui non scherzano, hanno tipo tre tipi di creme solari: protezione 50, protezione 10, super abbronzante, e that's it, questo è. Qui c'è Mai, la nostra organizzatrice che corre. Say ciao to Italy. Ciao. Ok, yeah. E mi chiama per mangiare, quindi avremo un po' di frutta fresca. E basta.
Anche quest'isola ve l'ho un po' raccontata. Mi piacerebbe farvi vedere che ci sono delle parti un po' particolari, perché come vedete qua il buddismo è importante e ci sono piccoli templetti ovunque e ci sono addirittura tipo baraccopoli o non so cosa stanno facendo, ma di sicuro stanno complottando qualcosa di particolare, perché qui costruiscono ovunque, se c'hanno un pezzettino costruiscono. Wow. Come vedete mi sono abbronzato tantissimo, vi saluto da Pod Island, vado a mangiare, o meglio vediamo se vi faccio vedere cosa ci danno da mangiare, facciamo una scappata al volo, perché c'è tanta gente che sta mangiando. Questi sono gli organizzatori. Andiamo, andiamo. Che sembrano dei pirati del mare, ma poi invece sono dei bravi ragazzi. Sono in gamba, ci aiutano tantissimo. E come vedete, roba fresca, per la pancia, roba buona. Chissà cosa ci hanno messo dentro, ma a quest'ora che sono già quasi l'una. E poi staremo qui fin verso le 2:30. Dopodiché piano piano torneremo a casa. Ci sono un sacco di persone che stanno mangiando. La Thailandia è sempre più pazzesca. Ciao ciao da Pod Island. Caruso, passo e chiudo. Una cosa che mi ero dimenticato di dire è che qui dentro la sabbia, nella spiaggia, ci sono le scimmie. Che è bene che non le tocchino e che non le diano da mangiare, perché ovviamente poi si incazzano qui. Però scimmie sulla sabbia, vediamo un po' il loro territorio. Qui non mi avvicino tanto, giro intorno da questa parte perché stanno facendo 3000 fotografie. Fino a un certo punto sono simpatiche, poi dopo se si incazzano possono portare anche malattie, quindi è bene non farle arrabbiare. Sì, vorrebbero da mangiare in continuazione, ma ci dicono sempre di non darli da mangiare, anche perché poi dopo ne vogliono ancora e ancora. E dalla spiaggia di Pod Island è tutto. Guardate qua, anzi faccio una cosa, mi faccio un bagno, vediamo se riesco a fare il video mentre faccio il bagno, ok? Sperando che non mi prendano lo zaino le scimmie, perché qui c'è un'acqua pazzesca. Questa è considerata la spiaggia più bella in assoluto. Ora non so se si vede, ma ci sono una valanga di pesci. Ci vengono a fare snorkeling, ci vengono a fare altri tipi di gite. Ora io non mi dovrei infilare qua perché mi hanno detto di stare attenta ai motoscafi, ma spero di poterli vedere prima che arrivino. Vi saluto e mi finisco questo bagno. Ciao ciao. L'acqua è fantastica, cioè è pazzesco, mi stanno girando intorno una valanga di pesci, pesciolini, ma anche grossa, cioè pesciolotti interessanti. E che dire, avevano ragione, Pod Island è pazzesca. Fatto vedere le scimmie, ci sono queste imbarcazioni, ora non so perché, forse siamo contro luce, ma ovunque. Oh, bellissimo, bellissimo, c'è un'acqua spettacolare, non riesco proprio a nuotare e tenere il telefono in mano perché vabbè, però me la sto godendo di bruttissimo. È pazzesca, cioè è come l'acqua del rubinetto, è come l'acqua del rubinetto. Grande, grande viaggio in Thailandia.
consiglio a tutti, Po Thailand. Allora, sceso dalla barca, sceso anche dal pulmino che mi ha lasciato tipo 500 metri in là, un po' più indietro, però vabbè, pazienza, ho camminato e mi fa bene alle gambe. Quasi arrivato, ho preso un sacco di sole, ho visto un sacco di belle cose e beh, voto almeno 7 e mezzo, diciamo che potevano essere organizzati meglio, ma si sa, insomma, è un gran macello qua. Vediamo domani che succede. Comunque, per il viaggio di un giorno, 4 isole, ottimo, è andata. Vi saluto, sono arrivato, ciao ciao. Allora, sono quasi le 9 del mattino, siamo pronti con tutto il gruppo, come vedete abbastanza numerosi, e sono là e per andare a Phi Island. Sembrano abbastanza in orario oggi, vediamo, ci sono stati dei problemi con i contratti per le assicurazioni e tutto quanto, ci hanno fatto riscrivere tutti quanti i dati, ma va bene, insomma, fa sempre parte di questi tipi di viaggi. Staremo tutto il giorno a Phi Phi Island e dovremo fare all'incirca 8 isole, poi mangiare tutti insieme, insomma. Quindi questo è il primo video, si parte da qui. Buongiorno. Allora, sono circa le 10 e qualcosa, siamo arrivati a Bamboo Island, eccola qua. Questa è la spiaggia, diciamo, principale, poi ovviamente ci sono altre spiagge intorno e ora comincio a camminare, abbiamo circa una mezz'oretta di tempo per visitarla, ci sono scimmie, ci sono diversi animali qui, ma non vogliono che si tocchino o cose del genere. Ci hanno spiegato che si chiama Bamboo Island perché, anche se non ci sono bambù, cioè la foresta è, come vedete, alberi o palme, ok? Ma tanto tanto tempo fa i pescatori, siccome quando stavano fuori a pescare potevano avere problemi con il mare, allora hanno trovato quest'isola e su quest'isola lasciavano le loro canne da pesca, che all'epoca erano fatte di bambù, e quindi alla fine, a forza di lasciare bambù sulla spiaggia, l'hanno chiamata Bamboo Island. Ecco qua spiegato il nome. Il mare è abbastanza favoloso, come al solito. Adesso guardo se entro dentro l'acqua. Sì, cioè è pazzesco qui. Mi vedete con questa cosa in testa perché questi giorni ho preso tantissimo sole, ho protezione 50 addosso e ancora vi dico che brucia tantissimo, tantissimo. Il sole qua non scherza. Adesso entro nell'acqua, anzi faccio così, mi tolgo anche lo zaino, lo lascio qua, state tranquillo, nessuno qui frega niente, guarda, lascio anche gli occhiali. C'è un mare bellissimo, ieri ha piovuto ma tanto 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 tanto, la sera proprio uno scroscio pazzesco. E oggi invece, come vedete, il cielo è sereno e terso, promette una bella giornata di sole. Allora, ecco il mare. Niente male, eh? L'acqua ovviamente è più fredda delle altre isole, ma soprattutto, primo, perché è proprio nel mezzo, come vedete è cristallina l'acqua, ma anche perché ieri ha piovuto e quindi si è raffrescato tutto quanto. Ok, adesso chiudo perché le persone mi prendono per pazzo visto che sto parlando in camera. Vi faccio vedere altre cose quando entro dentro la giungla. Ciao ciao. Ok,
sempre Bamboo Island. Ho il fiatone perché ho dovuto camminare un sacco. Qui siamo all'interno dove c'è questo bellissimo posto. Noi lo chiameremo pineta, ma qui ci sono degli alberi che sono veramente pazzeschi, cioè sono altissimi, pieni di uccelli e altre costruzioni che, come sapete, i thailandesi fanno ovunque. Basta che vedano che c'è un po' di business e boom, costruiscono roba. Allora, una cosa che mi sono dimenticato prima di dire è che Bamboo Island fa parte di un parco nazionale protetto, quindi qualsiasi siano i tour che si fanno per entrare dentro bisogna dare dei soldi in più. È veramente pulita, veramente veramente pulita, non si può fumare se non in aree predisposte tipo quella o tipo questa, dove le sigarette si buttano esattamente lì dove devono stare e basta. C'è una spiaggia pazzesca, molto pulita, ma ci sono tonnellate e tonnellate, davvero tonnellate di corallo sulla spiaggia. È una cosa scioccante quanto corallo ci sia. Bisogna stare attenti perché ci si taglia, soprattutto perché si cammina a piedi scalzi praticamente sempre. E questo è quanto, spero che vediate bene. È veramente bellissimo. Io adesso mi faccio un'altra camminata e poi un bagno, dopodiché siamo in partenza di nuovo. Ciao ciao. Allora, siamo in una isola vicina a Phi Island e stiamo facendo una mezza gincana a piedi, usciti dalla barca per andare a mangiare tutti insieme. Siamo stati tipo un'ora e venti poco fa, prima, in due luoghi diversi a fare snorkeling. Ed è veramente fantastico. What's the name of Pipidon Island? Pipidon Island. Thank you. E sì, il posto è veramente carino, guardate. Pipidon Island. E ci hanno raccontato che praticamente lo tsunami ha colpito quattro posti in particolare in Thailandia, di cui uno di questi posti è proprio quest'isola, e a distanza di 2 anni è stata rimessa in piedi. Vedete le costruzioni, sono morte diverse centinaia di persone qui e 1000 persone in tutto il sud della Thailandia. Qui la particolarità è che quest'isola ha 2 spiagge, una a nord e una a sud, che si, come dire, si vedono discendevolmente, e praticamente è venuta un'onda da una parte e un'onda dall'altra e ha preso uno schiaffo incredibile l'isola. Guardate. Oh no, no, no. Qui gli abitanti prendono le scimmie e te le mettono addosso per fare le fotografie e prendere qualche bat. Però guardate. Per l'acqua, in modo da avere sempre del getto di acqua. Incredibile. Oh, aspetta, aspetta, forse posso comprare questa cosa. How much is that? I need 150 baht. 150. Ci sono bustine, ci sono bustine per mettere dentro il cellulare. E vogliono 250 baht. Ma ormai che questo cellulare le ha viste di tutti i colori, faremo meno e continueremo così.
Adesso andiamo a pranzo e casomai vi faccio vedere dopo come sta andando la giornata. Ciao ciao. Allora, siamo approdati a Maya Beach, guardate qua. Siamo nel mezzo quasi della giungla, tra una spiaggia e l'altra, e questa è una delle spiagge in cui Leonardo DiCaprio ha girato il film The Beach. Penso che sia una delle più gettonate da un punto di vista della famosità, però non vi nascondo che è veramente molto bella. Guardate. Abbiamo avuto un pranzo meraviglioso in un'altra isola, e proprio accanto all'isola che chiamano Monkey Island, che è appunto un'isola piena di scimmie, stanno attaccate dappertutto. Ho provato a fare delle fotografie, ma è stato difficile perché non avevo l'obiettivo e non ci si può approdare. Ora, vedete qua. Un insediamento Losama Bay, che dice il cartello essere a 100 metri da qui. Il problema è verso dove? Ah, ok, c'è l'indicazione, c'è anche un ponticino. E spero che si veda tutto il tragitto mentre vi parlo. È veramente molto caro. Abbiamo una guida molto scherzosa che parla diverse lingue. E ha il suo microfono portatile a batterie. Spettacolare. Il posto, vi dicevo, è molto quieto. Sono circa le 2 e qualcosa. Abbiamo appuntamento intorno alle 3, quindi abbiamo circa un'oretta di tempo per fare tutto il tragitto. È favoloso. E ovviamente qui c'è una sorta di canyon tutto guidato, dove naturalmente sono scalzo, fa un male ai piedi pazzesco. Naturalmente ho intenzione di passare. Ecco, adesso ci parlo. Ok, passo e chiudo e riaccendo dopo. Insomma, come stavo dicendo, in pratica qui hanno girato una scena qua del film The Beach, e a un certo punto nella scena Leonardo DiCaprio scrive questa cosa qua su questo albero, che è diventato abbastanza famoso. Richard, no. Ok, ma poi dopo una sfilza di coglioni hanno cominciato a scrivere anche loro sull'albero, rovinandolo ovviamente. Adesso c'è un posto panoramico dove andare a fare le fotografie, e quindi mi avvio. È come passare un po', vi dicevo prima, nel mezzo di un canyon. Ah, qua ci sono i sassi e a piedi scalzi. Ah, che goduria. Ah, ok, perché forse mi hanno perso le ciabatte, le mie super ciabatte marroni. Vabbè, dopo farò delle fotografie, ma intanto guardate che cosa succede quando tutto diventa un po' organizzato e pubblicitario. Tac. La file.
Adesso faremo un paio di foto anche noi, però, perché è importante, insomma, il reportage. Dopodiché, anche io un po' di foto lo devo far fare. Adesso passo e chiudo. Ciao. Allora, sulla via del ritorno ho fatto fotografie su, c'è una scala apposta, un panorama, va bene, ma solo per raccontarci, no? Una prima parte. Sono stato tutto il giorno da solo come italiano, perché erano tutti quanti di altre nazionalità. I primi due italiani che incontro, la prima cosa che gli sento dire è: ma wow, non è tanto bello, ca, su, giù, ah, delusione. Dico, se venite in questi posti, non venite con questo atteggiamento, venite con voglia di vedere cose nuove senza stare a giudicare, ok? Qua c'è i ragazzi del gruppo. E poi casomai vi faccio vedere la spiaggia. Ciao ciao. Ed eccoci qua, quest'altra parte è la parte della spiaggia, dove appunto abbiamo lasciato il motoscafo. La faccio vedere, istante. È pieno zeppo di persone, una carneficina. Niente di così bello, però d'altronde il film è famoso e insomma attira tantissime persone. Ho fatto vedere la spiaggia. E adesso è venuto il momento di farsi un bagno. Ciao ciao. Allora, sono le 4 del pomeriggio. Giornata oggi è stata lunga davvero. Da Maya Beach ci siamo spostati in altri luoghi, dove ci hanno fatto vedere insomma diverse insenature. Siamo andati a Viking Cave, dove poi alla fine diversi anni fa è crollato tutto, ma c'erano delle caverne dove si nascondevano. E abbiamo passato anche Laguna Beach, dove appunto quando c'è la bassa marea le barche che sono entrate non possono più uscire, quindi insomma era abbastanza sicuro per la notte. Adesso siamo lì ritorno verso la stazione dei pullman. Eravamo moltissimi all'interno del motoscafo, un motoscafo veramente molto veloce. Da Phi Island ci ho messo tipo 45 minuti per arrivare qui a Onang, e insomma ho incontrato un sacco di persone. Ovviamente la lingua è prevalentemente inglese, non c'era nessun italiano, ero l'unico, però è facile comunicare qui, insomma. Spesso i thailandesi non parlano benissimo l'inglese, quindi anche avere un inglese spicciolo basta, è sufficiente per farsi capire e comunicare comunque sia. Bello, bella esperienza. Adesso non mi resta altro che trovare il bus per ritorno al hotel, perché inclusi in questi viaggi ci sono sia che ti vengono a prendere la mattina presto al tuo hotel, fanno tutte le soste con i loro autobus privati, e sono degli autobus che sono tutto un programma, e poi dopo, quando hanno finito, ci troviamo appunto in questo luogo che adesso appena sono arrivato vi faccio vedere, sempre qui all'interno di questo mega parcone gigantesco qua. Eccolo qua, sempre a Onang, e da qui poi dopo ci sono tutte le partenze per i vari luoghi, a seconda se uno va a Onang centro, a Krabi, se uno va dall'altra parte, ci sono altre spiagge nell'altra parte dell'isola a tipo 10-12 km da qua. Quindi siamo arrivati qua a dove adesso ci smisteranno. Il viaggio è stato bello, insomma, con nemmeno 50 euro vi danno modo di visitare in un giorno una valanga di isole, vi fanno fare il bagno, abbiamo fatto snorkeling in
due luoghi diversi. Mi sono abbronzato, oggi ho messo questa bandana perché sono, se no, bruciato. E ciao, ve lo consiglio. Bye bye. Allora, sono sulla strada centrale di Haonang e vi faccio vedere un po' posti. A differenza magari di Phuket, Haonang apprezzano moltissimo il fatto che ci siano concerti live e suonano in tantissimi locali dal vivo. E ci sono un sacco di negozietti, negozini, farmacie. Non è molto grande Haonang, è tutto lungo una strada, ma c'è praticamente tutto. Da qui si parte per andare in tutte le isole. C'è un arcipelago di isole fantastico, favoloso, e come vedete ci sono sarti, e i sarti thailandesi sono molto bravi. La particolarità è che copiano tutto, cioè loro ti fanno vedere delle riviste con dei marchi prestigiosissimi e ti dicono: vuoi questo tipo di modello? E loro te lo fanno esattamente uguale, ma con dei tessuti bellissimi. I prezzi sono molto contenuti, molto onesti, lavorano bene. Ho visto delle giacche che sono favolose, cucite veramente bene, gli interni con una fodera pazzesca, indistruttibile. Sono veramente molto bravi, fanno tutto su misura, tutto su ordinazione, sono anche molto veloci. So di diversi inglesi che vengono in Thailandia per appunto comprare set di vestiti. E come vedete, si trova tutto e ogni poco si trova un ufficio informazioni per fare i viaggi. Quindi c'è verso veramente andare ovunque, da qui si può entrare nell'entroterra, ci sono pacchetti per andare con i pullman, con pullman privati, pullman grossi oppure piccolini, quelli che loro chiamano minivan. Scusate, vengo fuori da una cena bellissima ma troppo sostanziosa. Poi un'amica mi ha regalato una banana, quelle banane sono le banane quelle piccoline, come quelle che magari si trovano in Nord Africa, e sono, e hanno un sapore pazzesco, hanno, è completamente diverso dalle banane che si sentono in Italia, anche se le si fanno maturare quanto vuoi, ma non arrivano al sapore di queste. Poi vedete, scusate, qua ci sono questi centri particolari che loro chiamano resort, ma sono dei centri che vengono usati soltanto per ricconi, insomma. Guardate che localini. Dall'altra parte c'è il mare. Quindi da una parte la spiaggia, dall'altra negozi. E la spiaggia di Haonang è lunghissima, insomma uno ci può correre sopra e fare degli allenamenti veramente seri. Sentite, c'è musica. Mi inoltro leggermente, tanto per farvi capire un po' la situazione. E gli articoli più o meno sono sempre gli stessi, non è che... Però vedete? Vendono anche moltissima pelle e magliette sempre. E poi snooker. Sono locali più o meno da giovani, più o meno da anziani, ce n'è per tutti i gusti, diciamo, insomma. E localini, vedete qua, tipo pub all'aperto.
Vi dico soltanto questo: stasera doveva essere una bella serata, invece si è messa a piovere e diversi di questi posti hanno chiuso, perché praticamente fuori non c'era più nessuno. Qui quando piove viene giù un diluvio universale tutto insieme, ed è difficile stare fuori all'aperto, tutti si rinchiudono e magari stanno fermi in un bar. E allora tante di queste attività, guardate, tante di queste attività si devono fermare. Nel giro di 40 minuti è smesso di piovere e praticamente rispuntano come i funghi dopo la pioggia. Tutti ritornano fuori e Ale, come se non fosse successo assolutamente niente. Molto tranquilla a Onang, veramente tranquilla. Delinquenza, secondo me, proprio non sanno nemmeno cosa vuol dire. Sicuramente ci sarà qualche pecca, però diciamo il turista medio non la vede, insomma, non ci sono furti. Qui si contratta come in tutta la Thailandia, ma sono abbastanza onesti. Ecco, vedete quantità di motorini. Là c'è il mare, non so se vedete che ci sono delle luci verdi in fondo, sono molto distanti, ma vanno a pescare la notte per riportare il pesce fresco al mattino, vedete? Allora, questa è quella che loro chiamano Aonang Centro e beh sì, insomma, potrei continuare a camminare. So, ci saranno 4-5 km così, ed è pieno, zeppo, uno attaccato all'altro, guardate. E poi tra un posto Thai e l'altro posto Thai esistono i ristoranti italiani. Le ragazze che avete visto poco fa sono tutte ragazze che fanno massaggi thailandesi. E ora, siccome è già 3 o 4 giorni che ci passo su e giù, ormai mi riconoscono, insomma, adesso non mi stanno disturbando perché mi vedono parlare al telefono, insomma, alla camera del telefono, pensano che stia ragionando con qualcuno, ma in realtà tutte le volte che passo mi dicono dai, fatti fare un massaggio, dai. E sono molto insistenti, è vero, ma fa parte del loro mercato, insomma, loro offrono tantissimo in continuazione. Allora, che dire, mi soffermo qua perché c'è una statua molto bella e così almeno diciamo che finiamo in bellezza. Se ce la faccio attraversare la strada, ecco appunto, senza essere schiacciato. Come vedete qua guidano a sinistra come in Inghilterra, e questa è la statua di cui vi parlavo. È sempre illuminata, molto grande, non c'è scritto nulla su, se non, insomma, non saliteci sopra, ve lo faccio vedere per curiosità. Ed è interessante perché c'è un cavo d'acciaio che simuleggia, insomma, non so se si può vedere ora perché è sera, però se vedete alla bocca del Marlin c'è una fune che va giù e continua praticamente con questi due ragazzacci qua, che sono praticamente due pescatori, ovviamente gattini ovunque appollaiati, ce ne stanno là, ogni tanto miagolano, qualcuno li dà da mangiare, ma qui i gattini stanno lì fuori. Vi lascio con l'immagine della spiaggia di notte e persone che sono in spiaggia a farsi una birretta, e questa era Onang di notte.
Oggi giornata di sole, ieri pioveva tantissimo, ma come al solito la sera piove e poi dopo è ritornato il sole fuori. Quindi bello sbarbato, pulito, prendo un longboat di quelli veramente caratteristici con un motore solo che è fuori bordo per andare a Rayleigh Bay e vedere un po' com'è, perché tutti quanti me ne hanno parlato bene. Allora adesso sono praticamente a quello che loro chiamano The Corner, e cioè all'angolo, ed è di solito dove si fermano tutti i taxi. Vedete, c'è una stazione di polizia qua e poi accanto c'è l'ufficio informazioni per prendere i biglietti. Le barche partono direttamente da là e quindi adesso chiedo informazioni e poi Rayleigh Bay. Buona giornata. Ok, arrivato a Rayleigh Bay. Bellissima, guardate. Come vedete è molto ampia la spiaggia e molto lunga. Infatti, guardate voi quanti li chiamano long tail boat, perché hanno, non so se riuscite a vedere queste imbarcazioni, ma hanno il motore fuori che sembra una coda. Guardate là. Come direbbe un mio amico, è spettacoloso. Adesso mi faccio subito un bagno in fondo alla spiaggia dove è permesso, perché qui intorno c'è il rischio morte, ti passano sopra con i motoscafi. Ovviamente, che vi sto a dire, è pieno qui di insediamenti dove vendono cosine. La spiaggia è tostissima, non è di quelle soffici, morbide, è molto molto compatta e quindi si cammina tranquillamente, insomma, senza nessun tipo di disagio, senza nessun tipo di fatica. Cosa interessante è che dall'angolo proprio di Aonang si pagano 100 baht, tipo 2 euro e mezzo, forse poco più. E la prima imbarcazione che riesce a prendere 6-7 persone, monti su e vai. E per il ritorno è lo stesso, paghi due biglietti, 100 e 100, e ti presenti qui dicendo: oh, io voglio tornare indietro. È fatta, appena ci sono 6 persone, fanno la barca e si riparte. Mi hanno detto che c'è una strada che dura 25 minuti a piedi e che costeggia tutto quanto quel promontorio là, perché questa praticamente sarebbe la spiaggia di Aureli, la parte ovest. Quindi si passa attraverso questo camminatoio e si va a un'altra spiaggia ancora alla punta sud di questa penisola, fino ad arrivare all'altra spiaggia che si chiama con lo stesso nome Aureli, ma in questo caso è la parte est. Quindi penso proprio che farò sì questo percorso, ne vale la pena. Adesso il programma comunque è andare avanti, qua c'è un'acqua pazzesca, dopo casomai vi faccio vedere, e mettermi un po' di crema solare perché è importante. Poi oggi mi sono bello sbarbato e quindi ci sta di bruciarsi completamente. Oh. Va bene, passo e chiudo per adesso, vi faccio vedere dopo l'acqua. Allora, mi sono fatto un bagno, ora sono contro luce, lo so, però che ci crediate o no, sono con i piedi nell'acqua. E mi sono messo lo zaino in spalle, perché tanto poi passerò dall'altra parte. Ah, comunque sia, si può lasciare benissimo lo zaino con soldi, documenti sulla spiaggia, perché qui nessuno tocca assolutamente niente. Come vedete alle mie spalle c'è una di quelle barche di cui vi dicevo, e questa qua
è quella che chiamano tail, ovvero coda, e sono barche caratteristiche, portano 6, 7, 8 persone. E anche se all'inizio sembra facile, ma in realtà è molto difficile guidarle. Qui a Rainy Day ci possono arrivare praticamente pochissime barche, perché come vedete, oh, cormorano. Vedete? Qui ci possono arrivare pochissime barche, perché guardate, è già molto che io cammino, ma l'acqua è praticamente bassissima. Ci sono persone là. Che hanno continuato a camminare e comunque sia c'hanno sempre l'acqua più o meno alla vita, non sale di più. Ora sotto ci sono anche degli scogli, non è pulitissima l'acqua, perché come succede spesso vi dicevo, quando ci sono tante barche che entrano ed escono dalla baia, muovono un sacco di roba e quindi l'acqua è, diciamo, ora che è mattina, sono tipo le 10:30, una cosa così, è un po' torbida, guardate. Però si parla sempre di bellissima acqua, una buona qualità. Allora, sto andando in questa direzione perché mi piacerebbe farvi vedere questo. Cioè l'erosione dell'acqua crea questo tipo di concavità all'interno delle rocce, ma guardate, sono altissime. Io non so se vi potete rendere conto da questo video, perché lo sto facendo col cellulare, insomma, ma saranno alte, non so, più di 60 metri di sicuro. Sì, saranno anche 70 metri, 80 metri, insomma è altissimo quel picco, e ce ne sono moltissimi anche dall'altra parte. Questa è una spiaggia in cui si arriva solo ed esclusivamente con la barca. Non costa moltissimo, ve l'ho detto, insomma 100 baht sono 2,50 euro, insomma dipende dal cambio. Adesso il 2016 gennaio, il cambio è variabile da i 37 ai 39 baht ogni euro. E sì, è fantastico. Adesso vado nuovamente verso la riva. E il prossimo video che ho intenzione di fare è appunto quello. Perché quella luce è pazzesca, insomma il sole, ovviamente sono, vi ho detto, sono più o meno 10:30, il sole ancora non è a picco, però è veramente bello, veramente molto molto bello. Il cielo è perso, non è caldissimo oggi, o almeno ancora non è caldissimo. Ho notato che mediamente il caldo si comincia a sentire forte davvero intorno alle 2 del pomeriggio. Ho già protezione 50 addosso. In Italia sembrerebbe tanto protezione 50, ma qui è assolutamente niente. Ho visto ieri mentre viaggiavo in barca cinesi che hanno la pelle insomma un po' più chiara,
e si mettevano la protezione 50 in continuazione, ogni quarto d'ora a mettersi protezione 50. Io ho notato che se la metto tipo due volte al giorno mi basta, però qui il sole picchia, picchia forte. Una curiosità è che qua dietro alle mie spalle, io non so se lo vedete, ma in quella direzione nascosta fra gli alberi ci sono una sorta di abitazione, ci sono dei residence, ma proprio fatti in muratura. E insomma, qui costa un po' di più stare, perché appunto è una spiaggia alla quale si arriva solo via barca. Insomma, è un po' più privata, la sera non c'è un... C'è una strada che adesso andrò a fare, ma ve la farò vedere nel prossimo video. Per adesso, ciao ciao! Allora, sulla strada per Ranang Beach, guardate, alle mie spalle, se vedete muovere, sono scimmie. Ora io cercherò di passare senza spaventare, perché questa è veramente grossa. E sono dappertutto. Non hanno un granché di paura di niente, e anzi dicono tutti quanti di non da mangiare alle scimmie. Io non posso, abbastanza quieto, c'è calma, c'è tranquillità, come vedete luoghi ancora da costruire, ma vi assicuro che c'è pieno, guardate qui. E ora non so se si legge, ma potete trovare dappertutto roba da mangiare e wifi, quindi non crediate che queste insenature anche un po' sperdute non ci sia niente, perché c'è un sacco di roba. E fra l'altro la cosa che mi ha stupito è proprio questo. Non so se si vede per il fatto della luce, ma praticamente sparso ovunque in tutta la Thailandia ci sono questi centri dove la gente va a sparare, come se fossero dei grandi poligoni di tiro, ma non so se si dice poligoni di tiro, boh, forse sì. Beh, mi scuso se non si dice poligono, ma insomma, dove si va a sparare con pistole, fucili, uno paga un tot di soldi e sta tipo 1 o 2 ore a sparare, hanno armi di tutti i tipi. Cioè, è incredibile questa cosa, mi ha stupito moltissimo. Ma sai, in grandi città ce n'è sempre 5 o 6, ma in un posto così non me lo sarei mai aspettato. Guardate, sto passando nel mezzo, da questa parte ci sono canne di bambù e qui foresta. Foresta, foresta, foresta. Questa è la strada che farò. Sopra di me fili della corrente, e se proprio volete sapere, ci sono anche accanto a me fili della corrente che vi voglio far vedere per curiosità. Cioè, loro tengono questi fili qui, questi, aggrovigliati l'uno all'altro, ma ce ne sono matasse di migliaia di cavi. Qui la sicurezza è una cosa un po' particolare. Così, e vabbè. Ok, vado avanti con il tragitto e ci sentiamo dopo. Ora, sempre sulla strada per Ranang Beach. Erroneamente io ho pensato, vabbè, ci stiamo inoltrando nella giungla, no?
Ok, guardate un po' qua. Trattori, resort e soprattutto non so se riuscite a sentire le voci. Qui è abbastanza famoso perché vengono a fare climbing, ovvero scalata. Danno a noleggio ovviamente tutte le imbracature, le funi e poi c'è un supervisore insomma che ti dice come fare. Una cosa molto interessante, spesso e volentieri si parla della Thailandia come un luogo veramente molto, come dire, bello, naturale. Ok, qui ci sono dei cumuli pazzeschi di bottiglie. E in altri luoghi ci sono sudiciume di tutti i tipi, insomma. La cosa che un po' mi è dispiaciuta, ma tuttora mi dispiace, è che è veramente molto difficile trovare cestini. Cioè non è che tipo, ah, ma anche se fosse ogni 500 metri c'è un cestino. No, alla fine questa esperienza io l'avevo già fatta anche a Londra. Le persone buttano le cose nella strada, le buttano nella strada perché sanno che poi dopo ci sono delle figure, insomma, particolari che vengono pagate appunto per la mattina presto, passano e puliscono tutto. Ora, le strade sono abbastanza pulite. Qua ci sono accanto a me bungalow in semi muratura e semi legno, spero che riusciate a vederlo. Qui la gente in qualche modo ci viene a vivere. Diciamo, siamo un po' sperduti, eh? Cioè, è una bella camminata, io è diverso tempo che sto camminando. Fra l'altro, la complicanza è che è in salita. Cioè, mi hanno detto, ah sì, in 20 minuti ci arrivi. Il fatto è che bisogna avere dei polpacci e dei quadricipiti allenatissimi, perché per passare da un'isola all'altra praticamente si scollina questa montagnola ed è lunghissima, si passa appunto da la giungla. Non so se notate che accanto a me qua ci sono tutti bungalow e canne di bambù, palme e canne di bambù. Molto bello, molto suggestivo, non costa moltissimo. Almeno quest'area qua abbastanza insomma abbordabile. E adesso sono arrivato a Rayleigh Cabana Garden Bungalow. Welcome. Allora, ora chiedo un attimo spiegazioni e vediamo se sono sulla strada giusta perché sinceramente qui perdersi è un attimo. Ok, un attimino. Is that okay for Farang Beach? Back and keep left. Yes, but the indication was. So I go back, turn, and then with the street device. Ah, so it goes up. Oh, thank you so much. Kapunka. Ok, come vi stavo dicendo, ho sbagliato spudoratamente strada. Cioè, la cosa interessante è che loro mettono i cartelli con le frecce, ma non si capiscono. Per esempio, mi sembra 3 giorni fa ho preso il motorino perché volevo andare proprio dall'altra parte, insomma, in un'altra area di Krabi, del comune di Krabi, e mi avevano detto, guarda, in 10-15 minuti al massimo col motorino ci sei. Erano passati tipo 45 minuti, io ancora non arrivavo. Ma vi assicuro, seguendo le istruzioni dei cartelli. Qui ogni tanto quando c'è scritto 300 metri diventa 1 km. Certe volte quando c'è scritto 1 km, dopo 200 metri c'è da girare a sinistra o a destra. È molto particolare. Allora, quello che io consiglio
Come ho fatto adesso, ogni tot chiedete, perché qui sono davvero molto gentili, molto molto gentili, insomma, trattano bene le persone, per le informazioni si sprecano, nel senso, certe volte addirittura ti prendono per mano e ti portano proprio. E va bene, insomma, dai, torno indietro, uffa, e ci sentiamo dopo, quando ho imboccato la strada giusta. Allora, finalmente ho trovato la strada che conduce a Paranang Beach. Questa è la parte est . Anche qui c'è una sorta di laguna, però comunque sia non siamo ancora sulla spiaggia vera e propria. Ma il posto è fantastico. Spero si possa vedere da questa parte gli insediamenti, che poi tanto insediamenti non sono, perché guardate qua. Posti veramente meravigliosi. C'è una fontana tra poco. Riuscite a vederla? Meravigliosi posti. E dall'altra parte, però, come succede spesso in questi luoghi, ci sono contrasti di questo tipo. E le due cose sovente si compensano fra loro, cercano di trovare situazioni molto 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 belle per anche luoghi che è difficile rendere belli, benché vi assicuro che tutti questi luoghi sono ampiamente suggestivi. Ora forse mi schiacciano questi, perché passeranno con un carretto. No, forse ce la faccio, lo faccio vedere. Le stradine sono incredibilmente piccole e tutta quella là è la zona che andrò a visitare. C'è un pontile infinito all'interno di questa baia, perché come vi ho spiegato prima, anche dalla parte ovest di questa penisola è una sorta di laguna. Ora tra poco vedete passare addirittura un trattore nel mare, cioè crea una sorta di laguna, un pochino come succede anche a Venezia, che sì, è acqua salata, però a seconda delle maree utilizzano appunto strategie diverse. Adesso vi lascio, perché voglio arrivare fino in fondo a questa spiaggia. Guardate qua, c'è un resort molto affascinante dove forse farò un buon pranzo. È incredibile, bellissimo, fa un caldo bestia, però va bene così. Passo e chiudo e ci vediamo alle grotte di Parang. Bye bye. Ok, dopo una lunga camminata sono arrivato a Paranang Cave Beach. Qui ci sono, all'interno di questa laguna, una palanga, ma credetemi, io non so se potete vederli, cerco di avvicinarmi, ma ci sono una valanga di gamberetti. Non so se riuscite a vederli, si muovono da una parte all'altra, è pieno di gamberetti e granchi, pazzesco. E anche grossi, devono essere buoni. Ora, qui è abbastanza famoso sto posto perché appunto ci sono questo tipo di grotte, ma perché scavano soprattutto.
io avrei abbastanza paura, però insomma sono bravi, ci sono dei professionisti e non so se posso passare da lì dentro. Provo. One shoe. Sono passato dall'altra parte. Praticamente scalano, questa è tutta la laguna, da qua, e tra poco vedrete che c'è un trattore di nuovo. Sposta le persone da un luogo all'altro per non farle camminare, cercano insomma di guadagnare qualche baht, evitando le sudate che mi sono fatto io. Il posto è davvero molto suggestivo, qui le barche non arrivano sulla spiaggia come invece nell'altro versante. Ora io proverò a camminare fino in fondo dall'altra parte, ciò significa praticamente là, non so se riuscite a vedere, là c'è una piccola spiaggia e adesso mi metto in cammino. Mi rifaccio tutta quanta la baia e vado a farmi un bagno là, perché, come dice il mio amico, perché sì. Dopo tutto viaggiare è anche questo, insomma, vedere, faticare e attraverso un pochino di fatica godersi l'avventura e il meritato riposo. Beh, vi saluto perché qui è pieno di scogli e non mi voglio fare male. Vai, a dopo. Allora, dopo una lunga camminata, perché io ero là, ok, ero là, ed è veramente lunga la camminata per arrivare qua, c'è da fare tutta la baia fino a qui. Il camminatoio, come vedete, è una sorta di gettata, una gettata di cemento continua su sassi. Ci passano con dei motorini per portare la roba. Ho trovato anche nei posti più impervi luoghi dove poter mangiare, dove fanno da mangiare, dove c'è musica. Allora, sono quasi arrivato e si incontrano sempre persone che vanno in questa direzione, ovviamente, però questo posto è quieto. E ora sto salendo, come vedete le salite sono ripidissime e le discese anche, ovviamente non ripidissime, insomma sono molto inclinate, però in pratica stiamo costeggiando una giungla che scende a picco sul mare, o per meglio dire insomma su questa sorta di laguna. Ma adesso piano piano si apre il mare, perché questa parte non è utilizzata dalle barche, è più utilizzata l'altra parte, e questa praticamente è la zona est di questa piccola penisola. Io vorrei andare là, spero che si veda. Ho compagnia cinese dietro di me e il posto è veramente incantevole. Mi scoccia un po' fare questi video quando ci sono persone di mezzo, perché insomma si potrebbero offendere, non tutti piace essere all'interno dei video
che faccio? E sì, insomma, c'è da chiedere il permesso, ecco, e non va bene. Allora cerco di essere discreto. Qui addirittura a un certo punto, ma molto dopo la metà di questo camminatoio, c'è scritto, e l'ho fotografato, ho fatto due foto selfie a go-go, vi immaginate? E c'è scritto keep walking, cioè continua a camminare, perché ne vale la pena, insomma. Veramente si vedono dei posti incantevoli. Qui addirittura tutto si apre con un bellissimo luogo dove c'è una veduta splendida, dove si può notare un piccolo scorcio, un piccolo panorama. Il posto fa parte sempre di questi tipi di resort alle mie spalle. Ho una piscina dietro di me che forse non vedete, però aiuto, lo scalino è troppo alto. E dall'altra parte ci sono questi tipi di bungalow, ancora una volta mezzi in muratura, mezzi in legno e bambù. Ho visto delle canne di bambù gigantesche, non le avevo mai viste così grosse. E qui addirittura le utilizzano per costruire le case, cioè fanno quello che in Italia facciamo con i tubi innocenti, con le impalcature, con i tubi di ferro. Qui fanno praticamente lo stesso, ma con i tubi, anzi non con i tubi, con proprio le canne di bambù. Scusate, sono stanchissimo e ripidissimo alla salita. L'idea ora è di scendere un attimo per andare verso la spiaggia e di vedere se riesco a farmi un bagno prima di tornare indietro nella costa ovest. Qui è tutto, come vedete, vialetti, vialettini. Qua c'è la piscina di cui vi parlavo prima, vista però dall'alto, perché nel frattempo sono salito. Questi posti secondo me sono anche belli perché bisogna guadagnarseli, ecco, non è, insomma, facilissimo arrivare, c'è da faticare un po', però ne vale la pena. Ci sono negozietti e mini market ovunque, ci sono ovunque. Possono comprare alcolici, super alcolici, quelli che chiamano soft drink. E adesso dovrei essere riuscito ad arrivare addirittura dall'altra parte dell'isola. Adesso attacco perché ci sono persone di loro che mi stanno guardando un po' male. Ci vediamo dopo. Allora, sono riuscito finalmente, dopo, io penso, 45 minuti, 50 minuti di camminata, ad arrivare addirittura non solo alla parte est, ma dall'altra parte della parte est. E come vedete qua, si apre tutta una baia fino laggiù. Ed è impressionante. Ovviamente il mare non è fantastico, ma è particolarmente suggestivo il luogo. Mi immagino che con l'alta marea sia tutta un'altra cosa, anche in questa parte di qua, anche se non viene utilizzata moltissimo dalle barche, però c'è una sorta di laguna prima di arrivare all'altezza, insomma, del petto o delle spalle. Bisogna veramente arrivare in fondo, non so se vedete là, c'è una barchetta e lì comincia a essere alpina l'acqua, bisogna camminare moltissimo, forse troppo. Allora io adesso sono sulla strada del ritorno, forse cercherò di andare in quel luogo là, proprio sulla punta, per cercare di vedere se c'è una sorta di insediamento dove poter scattare delle fotografie ancora più belle. Comunque, questa praticamente era
tutta rail, compreso, scusate il fiatone, Paranang Beach e Paranang Cave, dove scalano, e ci sono ancora i nostri amici cinesi. Abbiamo fatto insieme la camminata, sono stanchissimi anche loro, e beh, casomai facciamo un bagno insieme dopo, quando sono riuscita a ritornare là e riprendere l'imbarcazione. Impresa compiuta da Reilly, bye bye. Ok, sono arrivato proprio in fondo a questo camminatoio. Mi vedete che sto scendendo degli scaloni e questa è realmente la fine del percorso. Questo è l'ultimo palo che si può toccare. Ci sono due barche ormeggiate. Mi piacerebbe montarci sopra per farvi vedere meglio come sono, insomma, però per rispetto non ci monterò. Guardate, non so se si vedono bene, ma sappiate che in realtà la struttura proprio della barca è interamente fatta da pezzi di legno intagliati, e ce ne sono tante di barche così. Sono assolutamente funzionali per quello di cui hanno bisogno qua. Sembra che abbiano la chiglia a punta, ma in realtà sotto sono piatte e riescano ad arrivare proprio addirittura sopra la spiaggia. Con un paio di manovre riescono a disincagliarsi. Il motore, come vedete, vi ho detto che le chiamano long tail boat, cioè barche dalla coda lunga, perché questi motori escono proprio fuori e riescono a girare il motore in modo quasi a 360 gradi, di modo che possano fare delle manovre addirittura di rotazione su se stesso, sulle imbarcazioni, insomma, tac, fanno così. Sono fenomenali. E poi ovviamente montano sopra quel tipo di coperture lì, che sono fatte di tubi di ferro, di ferraccio, vabbè, insomma, però sono funzionali allo scopo che si prefiggono. Ok, adesso non mi resta altro che farmi questa oretta di cammino per tornare dall'altra parte, cioè dalla parte ovest di questa penisola, che è meravigliosa. C'è profumo di mare, profumo vero di mare, non di sporcizia come magari c'è nella baia di Aonang, che si chiama Not Para Tappara, qualcosa del genere, difficilissimo da pronunciare, ma è dove in realtà approdano tutte le imbarcazioni che vengono da fuori, che vengono da Phuket, che vengono da Phi Island. Sono imbarcazioni grosse e lì c'è proprio odore di porto, odore un po' brutto, ecco. Qua invece si respira abbastanza bene, c'è un vento bellissimo, caldo, però insomma allieta un po' la giornata. Allora, la cosa importante da ricordarsi è la protezione solare. Io l'ho rimessa per la seconda volta già, e perché quando c'è vento non si sente il caldo ed è quando ci si brucia. Ora vi lascio a questa imbarcazione che sta per tornare e magari ci vediamo per fare un bagno dall'altra parte, insomma, della penisola. Guardate, ciao. Un piccolo appuntino: non sono riuscito a fotografarlo, ma ho fatto un incontro pazzesco. Sapete che in Thailandia ci sono tantissime varietà di serpenti ed è pericoloso camminare all'interno, insomma, della giungla, all'interno di luoghi, insomma, non troppo battuti, diciamo così, perché sono molto velenosi alcune razze di serpenti.
ma ho appena incontrato, io non so se si chiama iguana, varano, insomma era una bestia veramente grossa. E ho detto adesso lo fotografo, come mi ha visto è stato un po' lì fermo e poi quando ho tirato fuori il cellulare si è incastrato tra le rocce e non sono riuscito a beccarlo, era più o meno là, stava prendendo un po' di sole anche lui. Va bene, piccolo appuntino per dire occhio ai serpenti, occhio a quello che trovate. Allora, finalmente tornato in Auray Beach West. Cioè, per noi sarebbe ovest. E vi voglio far notare una cosa: qui il mare si è ritirato in modo impressionante. Cioè, nemmeno nel giro di 3 ore la marea è andata giù pesantemente, si è quasi raddoppiata la spiaggia. Vi vorrei far notare questa cosa qua. Quella imbarcazione là, che sto puntando e spero che possiate vedere. Quella là era nell'acqua all'altezza del mio ginocchio, ok? Adesso è completamente fuori dall'acqua. È incredibile la velocità che ci mette il mare a ritirarsi. Beh, adesso mi ci vuole un pranzetto e siccome ho visto dei luoghi interessanti, penso che opterò per mangiare non in ristorante, così come di solito faccio, ma un po' girellando, mangiando piccole cose. E ho intenzione anche di bermi un mega frullato di frutta, perché qui la frutta è veramente molto 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 buona. Quindi, ciao ciao. Allora, sfrutto questa occasione perché il sole sta andando dietro una nuvola, ma durerà poco. Sono poco più dell'una, insomma quasi le 2, e la spiaggia praticamente non ha, in tutta la spiaggia non c'è una zona d'ombra. Questa è la terza volta che metto la protezione 50. C'ho una protezione che usano proprio i tailandesi, che è una crema densa, cioè te ne metti un pochino e la devi stirare dappertutto, ma è formidabile. E un tubetto piccolo costa l'ira di Dio, però ne vale la pena, ne vale veramente la pena. È un caldo da impazzire, quindi adesso io vado là. Vado là a farmi un bagno e sto nell'acqua 1000 anni perché non c'è verso trovare refrigerio. Ho pranzato con un buonissimo kebab fatto da un ragazzo musulmano. Qui nella Thailandia del Sud i musulmani sono abbastanza presenti come religione, sono molto mansueti, molto rispettosi. Le donne si vestono col velo e la particolarità è che quando entrano nell'acqua per fare il bagno sono completamente vestite dalla testa col turbante, non so se si chiama turbante, ma insomma quella cosa che loro si mettono in testa, fino in fondo ai piedi. Hanno praticamente scoperte soltanto la parte della faccia, le mani e i piedi. E sì, lo so, insomma è un po' particolare. Visto attraverso gli occhi di un italiano, vedere una cosa del genere. Ecco il sole, ecco, è uscito dalla nuvola e adesso si schianta nuovamente. Guardate là, che bellezza! Picco sul mare. Qua, io voglio andare lì dove c'è quella fine di quella baia e inizia quell'altra. Il mare, ve lo ripeto, non è tanto profondo purtroppo qui, quindi l'acqua è abbastanza anche calda, però sempre meglio che stare fuori sulla spiaggia, perché a quest'ora è veramente invivibile. Vi lascio e molto probabilmente ci rivedremo quando già sarò a Hoa Nang.
a meno che non ce la faccio a fare un video sulla barca nel rientro, ma di solito siamo troppi e quindi girarsi e parlare insomma è un macello. Comunque ho fatto un sacco di fotografie e anche se quel varano o quella bestia insomma veramente grossa, sembrava ma grosso tipo tra un gatto e un cane come dimensione, grosso, però sulla via del ritorno incrociandomi con un paio di persone mi sono soffermato vicino a un albero e attaccato all'albero c'era non so come si chiama qui perché hanno dei particolari, però immaginatevi un varano in miniatura, una cosa tipo lunga una spanna, come un lucertolotto tutto mimetizzato. È stata una fortuna vederlo, insomma, e sono riuscito a fotografarlo e ha tutte le corna in testa, non so nemmeno se mozzicano o se insomma sono velenosi o come si dice dermotossici, non lo so, però insomma mi sono limitato semplicemente a fare delle foto. In più tornando ho fatto delle foto alle scimmie ed è stata una situazione abbastanza imbarazzante perché praticamente le scimmie erano direttamente sul vialetto dove io stavo passeggiando e quando sono così tante in gruppo diventano pericolose perché si avvicinano, scappano, cominciano a fare casino. Tre o quattro sono montati sugli alberi e hanno cominciato a tirare i sassi, cioè tanto per intendersi uno pensa oh che bello le scimmie, no, bisogna stare attenti. Mi ha detto la mia amica Costanza che fa la veterinaria che se poi ti mordono ti conseguenze, insomma infezioni e malattie, quindi mi raccomando state attenti. Vi lascio, sto per farmi un bagno in quest'acqua meravigliosa, ci vediamo presto, bye bye. Allora oggi sono tornato da Raleigh Bay, già fatto la doccia, già impomatato di aloe vera perché qui l'unico vero dopo sole considerato l'aloe vera. E oggi è il quarto giorno a Aonang e domani parto. Domani parto per Phuket, però come al solito per me le partenze sono un po' particolari e quindi stasera cercherò di godermi al massimo la serata. Intanto mi vado a godere questo tramonto un po' particolare e cerco di fare questo video reportage anche insomma per farvi vedere l'ultima serata, l'ultimo dei quattro giorni. Guardate là. E qua a sinistra c'è una strada un po' particolare dove adesso andrò a camminare, per adesso mi fermo un attimo qui sulla panchina per finire questo video per raccontarvi un po' di cose di Aonang. Parlando con un ragazzo che è nato e cresciuto qui insomma mi ha detto sai noi non andiamo moltissimo in giro, lavoriamo tanto. Lui pensate che ha 30 anni e l'unica città della Thailandia che ha visto è Bangkok perché ha dovuto studiare penso 5 anni per le superiori, ma non era mai in vacanza, anche durante il periodo delle vacanze se ne tornava qua e lavorava con la ditta di famiglia. Gli ho detto scusami ma quando io ti chiedo com'è quell'isola, com'è quell'altra isola, come fai a rispondermi che sono belle? Lui mi ha detto, beh sai, tantissimi turisti vengono, mi raccontano che quelle isole sono belle e quindi io ti dico che sono belle, ma non ci sono mai stato. È interessante, spesso sento dire insomma che i thailandesi non hanno voglia di lavorare, ma in parte è vero, diciamo che hanno un altro atteggiamento al lavoro rispetto a noi italiani, non hanno molta cura dei dettagli o molto riguardo di alcune cose, però perché vivono esattamente così, insomma, loro devono far passare la giornata, guadagnare qualche soldo, mangiare, non hanno moltissime pretese, non è una società occidentale questa. Parlando sempre con questo ragazzo mi ha detto sai
quello che ho scoperto è che se anche uno ci volesse passare 10 anni qui nell'arcipelago che c'è, non ce la farebbe a vederle tutte le isole, perché ci vuole davvero tanto tanto tempo per riuscire a comprendere come è messo l'arcipelago, quando è il momento giusto di andare in certe isole, quando è il momento giusto di andare in certe altre. E un po' è vero, io in 4 giorni ho cercato di viaggiare il più possibile, ho preso il motorino, sono andato in giro, barche, in continuazione, dalla mattina fino alla sera. E me ne vado via con un po' di dispiacere, perché ci sono tantissime belle cose da vedere. Guardate, stanno partendo anche le barche. Certo, a detta di tutti, Aonang non è come Phuket, non è per la vita serale, grandi club, grandi cose, è vero, verissimo, molto tranquilla, molto più a dimensione uomo, ecco, insomma, io ho usato il motorino spesso perché mi volevo spostare senza problemi, senza dover prendere in continuazione taxi o minivan. Però insomma uno può passare qui una settimana tranquillamente nel proprio hotel, rilassandosi la mattina, facendo una bella colazione, decidendo dove vuole andare, prendere la barca, tornare alle 4, alle 5 del pomeriggio, farsi una doccia, uscire fuori, fare una bella cena, una bella passeggiata, insomma. E io lo consiglio specialmente per le coppie, insomma, che non hanno voglia di infilarsi nel casino di Bangla Road a Phuket o andare per forza a Bangkok. Per me è stata una bella esperienza. Mi dispiace perché avrei voluto vedere di più, però è tanto, anche se fossi stato un giorno in più, 2 giorni in più, comunque sì, avrei detto la stessa cosa. Ci sono troppe cose da vedere qui, veramente dei posti fantastici. In parte ve li ho fatti vedere attraverso questi video, e spero insomma siano serviti anche a qualcuno che ha intenzione di spostarsi in Thailandia, vedere un po' quello che c'è. Nel frattempo il sole sta piano piano scendendo e io ho intenzione di vedermi l'ultimo tramonto. Qui la musica comincia piano piano ad alzare il volume, ad attirare i turisti, perché poi parliamoci chiaro, insomma, qui lavorano solo per i turisti. E bello, mi mancherà questo posto. Domani parto per Phuket e anche lì ho delle cose che ho visto e che voglio assolutamente rivedere, e voglio rivedere con più calma, perché la scorsa settimana ho fatto, così dai calcoli che ho fatto più di 200 km in motorino, cioè su, giù, destra, sinistra, sono andato in un sacco di luoghi. Avrei voluto fare più video, sicuramente ho fatto tonnellate di fotografie. Ci sono dei luoghi a Phuket che voglio sicuramente rivedere, e ce n'è qualcuno che ancora non ho visto, quindi insomma prenderò la palla al balzo e cercherò di spostarmi. Ho già trovato una guest house da un ragazzo francese che si è sposato con una thailandese. Il primo giorno non sono stati tanto cortesi, diciamo, perché insomma non si fidavano. Purtroppo non avevo il passaporto con me, perché l'avevo lasciato in registrazione alla guest house, e quindi insomma hanno fatto un po' di storie, ma poi si sono tranquillizzati e giorno dopo giorno invece ho scoperto che sono in gamba. E vabbè, insomma, mi hanno fatto uno di quei prezzi a cui non potevo dire di no. Come al solito in Thailandia si contratta, e stasera quando l'ho chiamato mi ha detto: non ti preoccupare, ho già la stanza pulita per te e il motorino a disposizione, vieni che ti sto aspettando. E quindi domani sera, insomma, diciamo in prima serata, sarò già a Phuket. Io vi lascio con queste note delicate del bar che è qui alle mie spalle, e con il sole
che progressivamente scende. Lo so, sono un po' romantico, però ci vuole anche questo, no? Siamo italiani dopo tutto. Ciao. Sono nella parte finale di Aonang, dove rispetto all'angolo della stazione di polizia si gira a sinistra e c'è un vialetto che conduce fino a questo luogo con scale, canne di bambù, e qui è veramente pieno zeppo di scimmie. Opla! È veramente pieno zeppo di scimmie. Quelle più piccole addirittura ti montano addosso per cercare del cibo. Ho visto che addirittura hanno imparato a bere dalle bottiglie da soli e ti frugano in tasca nella speranza che ci sia qualcosina da mangiare. Ora, siccome stavano lasciando una bottiglia, le scimmie appunto, proprio nel mezzo delle scale, gli ho detto in inglese non lasciarla lì, sembra che abbia capito. Già mi guardava, ho preso la bottiglia con molta delicatezza perché se ti graffiano un macello, e mi sono messo dell'acqua sulla mano. Loro molto gentilmente si sono avvicinate e hanno cominciato a bere dalla mia mano. Ora, ammetto che ho rischiato, perché se poi magari ti danno un mozzico non fa bene, però sembra che siano abbastanza abituate a stare con le persone, almeno qui. Ho notato che tutti quanti gli danno da mangiare pur di farle venire allo scoperto. Guardate, una scalata così ripida. Ci sono comunque punti di preghiera. Adesso mi fermo un attimo perché faccio passare queste persone. E buongiorno. Ah, it's hard. Qui fare tutta la scala può essere davvero dura, e come vedete si arrampica proprio, tac 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 tac, fino all'assù. Ed è, non sembra, ma è bella tosta, cioè sono scalini anche distanziati fra loro, e quindi insomma c'è un pochino da stare attenti dove si mette i piedi. Qui la veduta comincia a essere davvero bellissima, ma conto di arrivare in cima il prima possibile. Ora, se da una parte io speravo ci fossero molte più scimmie per potervele far vedere, dall'altra, proprio là dove erano, cominciavano a incazzarsi fra loro perché uno dà da mangiare a una scimmia, le altre si arrabbiano perché non gliela date, quindi ho preferito venirmene via. Qui piano piano si apre. Sto incontrando per tante persone, si sono fermate. Ops. Thank you. C'era una guida che sta accompagnando due ragazze cinesi, no, penso che siano giapponesi, e adesso è sempre in salita, però più gradevole, diciamo. Vedete, da una parte proprio completamente foresta di quella che per entrarci dentro, ma uno fa 2 metri, ma poi si deve fermare. Dall'altra parte, a strapiombo, mare.
È bello questo camminatoio. Mi avevano detto dei ragazzi thailandesi: stai attento perché in certi orari le scimmie si arrabbiano, possono essere aggressive. E mi immagino che ci siano degli orari in cui magari si ritrovano fra loro. Ma adesso sono le poco più delle 10. Il sole comunque è già alto e si fa sentire. Ecco, adesso comincia la discesa e vi lascio per un momento perché la discesa è un po' scoscesa, appunto. Guardate qua. Ok, ci vediamo dopo per il continuo di questo tragitto. Ciao. Allora, sono sempre nel percorso di Aonang, che guardando la spiaggia di Aonang si trova all'estrema, estrema, estrema sinistra, e ho fatto già un milione di scalini, ma volevo fare l'ultima parte insieme a voi. Come vedete dietro di me, giungla, questi sono tutti gli scalini, ma insomma parte, perché poi si arrampica su per la giungla, veramente sale molto in alto. Adesso stiamo scendendo in quella direzione là, andando verso il mare, quindi adesso ce la facciamo insieme, cercando di non ruzzolare. E molto cambio mano perché qui c'è da reggersi. Molto interessante il percorso, ha al suo interno un sacco di piante particolari molto 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 belle. Fra l'altro ci sono degli scorci di panorama che mi sono soffermato a fotografare perché ne valeva davvero la pena. Adesso ho circa gli ultimi 30 scalini più o meno, sono molto ripidi. E ci stiamo avvicinando, appunto al mare. Qui ci sono i famosi cartelli che dicono appunto di non dare da mangiare alle scimmie e di non lasciare sporcizia sulla spiaggia. Il mare da questa parte è leggermente meglio, proprio perché le barche qui non possono arrivare. Uno dei responsabili della compagnia che mi ha noleggiato i motorini mi ha detto: sai, in quella spiaggia non ci si può andare perché praticamente è stata comprata dall'hotel che è lì sulla spiaggia. Ora io ovviamente farò un po' all'italiana e cercherò di capire se questa cosa è vera o no. Infatti adesso metto il mio zaino qui sulla spiaggia, come ho fatto anche altre volte durante questo viaggio. Insomma, ci sono persone, ma nessuno ruba niente, e mi immergo nell'acqua per farvi vedere la differenza proprio della anche qualità, perché la spiaggia di Aonang sarebbe anche bella, purtroppo con tutte le barche che ci entrano muovono un sacco il fondale. Ora siamo a pochissima distanza, ma guardate qua, già la situazione è più dignitosa. Una cosa che io la consiglio sempre, anche in Italia, è una cosa che mi ha insegnato tanto tempo fa mio papà, è che se ci sono degli scogli, è meglio farlo lì, il bagno, come se l'acqua fosse un po' più ossigenata, un po' più pulita. E in effetti vi assicuro che, non so se si riesce a vedere, anche se viene mossa un po' dalle barche che come vedete stanno rientrando e andando, tra l'altro verso Rayleigh Beach, che si trova da quella parte là. Sotto di me pesci a non finire, molto molto belli. L'acqua è
qui assolutamente fredda. Forse perché è mattina, forse perché è mossa, ma comunque non fredda come in Italia, insomma, per le temperature di qua è fredda. Adesso mi godo un po' questo magno insieme a voi e spero che girandomi lentamente possiate vedere la spiaggia alle mie spalle. Penso che il tragitto, anche se un po' faticosetto, ma ne valga la pena. Mi raccomando, fate le cose in modo. Abbiate uno zaino sulle spalle e buttate lì tutte le cartacce, le vostre sigarette, le vostre chewing gum e altre cose. Non lasciatele qui, è un peccato. Adesso bella fresca. Ok, torno allo zaino, lascio il mio telefono lì dentro e mi godo il bagno, perché qui ho sempre paura che mi cada il cellulare in mare. Sarebbe un disastro visto la quantità di fotografie che ho fatto. Ricordatevi, Aung Hang, guardando la spiaggia, estrema sinistra, su per le scale di legno e si arriva qua. Ciao ciao. Allora, sto tornando indietro da questa meravigliosa spiaggia. Gli scalini al ritorno sono ripidissimi, soprattutto dopo aver fatto un bagno di quasi un'ora. Le gambe, diciamo così, si fanno sentire. Allora, ho scoperto una cosa molto curiosa. Qui in giro per le spiagge. Hi. Say hi to Italy. Hi. Come vi ho detto in altri video, la comunità musulmana qui nel sud della Thailandia è... ce ne sono molti ed è molto simpatica, insomma. Come avete visto, le ragazze sono tutte coperte ed entrano in quel modo lì in acqua. Allora, vi stavo raccontando di questa cosa curiosa che ho scoperto, perché dovete sapere che nelle spiagge ci sono, non è proprio polizia vera e propria, ma sono, diciamo così, dei poliziotti della spiaggia. Non sono bagnini, non sono i corrispettivo dei nostri bagnini, ma spesso dove ci sono dei resort, dove ci sono degli hotel, insomma, dove si spendono dei soldini, bisogna che tutto sia quieto e calmo e non ci siano problemi di nessun tipo. Mi fermo un attimo perché questa discesa, anzi questa salita, è ripidissima, guardatela. Allora, li vedo spesso con alla cintura una fionda fatta di legno, come quando giocavo da bambino, insomma. Prendevamo un pezzettino di albero dove fa la forcella e con degli elastici, no? E io vedo questi vestiti tutti, insomma, con i corpetti, con su scritto le cose, invece di un'arma, di una cosa, c'hanno questa fionda. Allora, parlando con questo ragazzo molto giovane, che poi mi ha detto, tra l'altro, è nato e cresciuto qui a Aung Hang, che loro utilizzano queste fionde per mandare via le scimmie dalle stanze degli alberghi, perché praticamente le scimmie, quando vedono porte o finestre aperte, si intrufolano dentro per vedere se grufolano dentro le borse, per vedere se c'è del cibo, se c'è qualcosa che gli può interessare, anche dell'acqua certe volte gli pigliano. E cosa succede? Loro prendono delle manciate di sabbia, ops, prendono delle manciate di sabbia e colpiscono con la fionda le scimmie. Ovviamente non gli fanno male, perché insomma la sabbia gli rimbalza addosso
alla pelliccia, ecco. Gli ho chiesto anche se usano dei sassi, dice no, non vogliamo fare del male agli animali, è soltanto per spaventarli un po', per mandarli via, anche perché loro stessi hanno paura di andare lì con le mani a prendere la scimmia. Gli ho detto: scusami, ma è pericoloso? Dice: assolutamente pericoloso, ci sono miei colleghi che sono stati morsi, e poi dopo le scimmie attaccano delle malattie, no? Spesso viene morso le mani, le braccia, però insomma possono arrivare anche a graffiare la faccia, a dare dei morsi alla faccia. E questa era la cosa curiosa, questi poliziotti che se ne vanno in giro con le fionde al cinturone. Guardate qua. Spero che si possa vedere, perché qui la luce è un po' un casino da trovare. Siamo praticamente, come vedete, immersi dentro la giungla. Ah, ci sono anche due bambine insieme alla mamma che hanno fatto appena adesso le treccine. Hi! Quindi insomma il percorso si può fare anche con i bambini, eh? È un po' faticoso, bisogna fermarsi ogni tanto. L'altra cosa di cui vi volevo parlare è questa, molto importante, che non l'ho mai menzionata in nessun tipo di video che ho fatto fino adesso. Allora, ha colto la mia attenzione mentre ero sulla spiaggia un tedesco, perché aveva tutta la chincaglieria, no? Pinne, maschera, boccaglio, aveva insomma diverso equipaggiamento per fare snorkeling. Ma capite bene che, essendo sulla spiaggia, il fondale è sabbia, c'è poco da vedere, insomma non è che è una barriera corallina. Allora entro nell'acqua, mi faccio il mio bagno, dopo circa una ventina di minuti, forse 25, ecco che vedo che entra nell'acqua al contrario, cioè camminando all'indietro. Perché sapete che quando si indossano le pinne è molto molto difficile camminare in avanti, specialmente nell'acqua, perché fa resistenza. Allora io ero a circa forse una decina, poco più, di metri dal bagnasciuga, e questo, quando arriva più o meno alla mia altezza, decide che si butta e dà solo ed esclusivamente le pinne, e non ha né maschera né boccaglio. Dico: ah, buono, vorrà nuotare un po'. Allora che cosa succede? Succede che comincia a nuotare, mi sorpassa e non solo raddoppia la distanza, ma secondo me ha fatto una cosa come 60-70 forse metri dalla riva. Mentre lo stavo guardando e dicevo: ma caspita, è pazzo, cioè sta rischiando tantissimo. È passata un'imbarcazione di quelle long tail boat, di quelle che hanno appunto quella coda lunga che è il motore, e c'è una ventola che non è coperta, cioè è praticamente un frullatore per l'acqua. Gli è passato così vicino che si è spaventato anche lui, e non è stato un bel momento, anche perché era troppo distante per poterlo in qualche modo aiutare. In ogni caso, quello dell'imbarcazione l'ha visto da ultimo, perché ovviamente vedano, sì, però che ne sanno se continua questo qui a venire avanti. Insomma, per fortuna non l'ha preso, ma veramente l'ha mancato di poco. Ora io dico: se proprio dovete fare queste cose, fatele in spazi protetti. Qua a Onang, dove vedete che passano barche, allora non gli interessa la regola dei 150 metri, 300 metri dalla spiaggia. Loro hanno delle imbarcazioni che arrivano fino sulla spiaggia, quindi state attenti, ok? Ci sono delle aree protette dalle boe, state lì dentro. Questo signore ha rischiato moltissimo. Ora io devo riattaccare, perché devo scendere, ho paura, mi devo aggrappare, veramente ripida qui la situazione. Cerco di fare un video con le scimmie mentre ritorno, e nel frattempo bye bye. Ok, partenza per Phuket. Siamo come al solito.
all'interno di questi camioncini super sicuri e vabbè, le partenze sono sempre partenze. Siamo una bella squadra, stiamo andando praticamente tutti quanti a Phuket o comunque Patong, Karong, Kata, quindi nel versante ovest dell'isola, e tra poco ci imbarcheremo. Ci vediamo a poco, bye bye. Assolutamente fantastico, nemmeno partiti in orario, partiti mezz'ora prima. Bene, siamo già in motoscafo. Allora, incredibile ma vero, praticamente la nave nostra si ferma, insomma il motoscafo, quello che chiamano loro fast boat, un motoscafo molto molto veloce, però era piccolo, mi sembrava troppo piccolo. A un certo punto si ferma proprio nel mezzo del mare. E io dico, ma che cazzo succede? Vuoi vedere che è successo qualcosa? Invece no, c'è una barca che è questa, che è molto molto più grande, a aspettarci nel mezzo del mare, perché veramente siamo nel mezzo del mare, per farci salire. Quindi abbiamo fatto praticamente, hanno traghettato tutti i bagagli a mano. Io spero che siano tutti, perché la mia valigia ci deve essere per forza, non saprei come fare, ma penso di sì. E anche noi, quindi passa da una barca all'altra. Ah, la Thailandia è un po' così. Come vedete alle mie spalle, quella era la barca dove eravamo prima. Adesso invece ci prendiamo sta barca e per 2 ore sentiremo il classico rumore del motore. Ora mi metto protezione 50 in testa e sui piedi, perché qui è tutto sole, non ci sono posti interni, qui si viaggia così. E anche se sono le 5, no, cosa sto dicendo, le 15 e 10 fa un caldo bestia, ma proprio tanto tanto tanto. Quindi va bene, quello era, quello là era l'ingresso del porto. Noi andiamo in quella direzione. Traversata circa 2 ore e via. Il mare, cadere dentro non è consigliabile. E va bene, io sono qui nell'angolino mio, mi metterò qua, mi darò la crema e aspetterò. Stasera, diciamo in prima serata, forse sono a Phuket. Saranno 2 ore di traversata, più una ventina di minuti, togli tutta la roba, fai scendere tutti, più arriva a Patong, saranno le 6 sicuramente passate. Comunque, a presto, per adesso, bye bye. Bene, bene, bene. Dopo un lungo viaggio da Aonang, eccomi arrivato a Phuket, Patong, Nanai Road. Ho trovato una cameretta
in una guest house qui a Nanai Road, molto molto carina. La vedete? C'è tutto quello che serve. Là c'è la finestra che dà su Nanai Road, adesso tra un po' ci andiamo, però non voglio aprirla perché fa confusione, perché c'è la strada. Televisione, scrivania, lo specchio, letto, come al solito, doppia piazza, c'è un bagnetto molto molto pulito. E il viaggio è stato lungotto oggi, però insomma fa parte delle esperienze dei viaggi. Stasera uscirò fuori un po' perché devo fare delle compere, sono quasi in chiusura del viaggio in generale, manca pochissimi giorni. Mi immagino che farò degli altri video per alcuni posti e alcune spiagge che visiterò in questi giorni. E beh, vi faccio vedere qua fuori com'è, così almeno vi renderete conto da soli come la Thailandia può essere viva. Molti mi chiedono se ci sono le massaggiatrici thailandesi. Beh, solo qui di fronte ce ne sono due attaccate. I massaggi in Thailandia sono una cosa abbastanza normale, insomma, le persone se li fanno anche quotidianamente. È una bellissima esperienza, la consiglio a tutti. Sono molto bravi a massaggiare, riescono proprio a rimetterti a posto, specialmente dopo una lunga giornata di mare, un viaggio, così. Massaggio è la cosa migliore. Fanno anche dei massaggi bellissimi con l'aloe, con il gel di aloe vera, e è un idratante naturale l'aloe vera, e quindi anche per le scottature, ma anche per reidratare la pelle, perché insomma in questi ambienti ci vuole, il caldo c'è sempre. Allora vi lascio a una piccola considerazione. Quando cercate degli hotel in Thailandia, state attenti a non farvi prendere per il naso dalle insegne fuori oppure da come si presentano. Vedete, tante volte attività familiari, come per esempio è anche questa, ok? Qui sono guest house, le chiamano, possono dare molto di più di alcuni hotel. Perché per esempio qui giù, io ora sono al secondo piano, ma giù cucinano, quindi se uno vuole può mangiare, può fare colazione, e noleggiano i motorini e le stanze sono veramente molto pulite, ok? Non vi faccio vedere il bagno perché ho appena finito di farmi la doccia e c'è insomma un po' di macello di asciugamani messi lì, mi dispiace insomma, però... Il mio consiglio è, se trovate delle guest house, semplicemente chiedete, posso vedere la stanza? Guardate la stanza, guardate che sia pulita, tanto se è pulita ve ne accorgete subito. L'odore deve essere gradevole e basta, non vi fate prendere per il naso. C'è gente che spende anche 1500 baht a notte per dormire, per avere questi mega hotel, e poi non se ne fa di niente, perché parliamoci chiaro, in Thailandia si vive fuori, non si vive in camera, ok? Allora, io qui sono, se non sbaglio, intorno alle 700 baht a notte, si trova anche a meno, si trova anche a 600 baht a notte. Poi ovvio, arrivati fino a un certo punto, poi bisogna fare un piccolo compromesso con la qualità, per esempio se i muri reggano i rumori forti della strada, se magari siete troppo vicini a luoghi di incontri dove, che ne so, fanno concerti o fanno rappresentazioni, insomma la notte se uno vuol dormire un pochino di quiete ci vuole. Quindi insomma fatevi un rapido calcolo, ok? Potete stare tranquillamente sotto i 1000 baht per dormire
Va bene? Vi lascio, esco fuori, così mi faccio una passeggiata e magari chissà, faccio un video fuori per farvi vedere un pochino com'è. Adesso sono circa le 8 di sera, quindi la gente comincia a uscire fuori e farsi la cenetta, farsi la birretta, insomma, le classiche cose. Vi saluto con la mia nuova maglietta della birra Chan, o come dicono loro, Shan, che è la birra che mi piace di più in assoluto, è una birra thailandese fantastica. Poi ovviamente assaggiate anche la Tiger, assaggiate anche la Singa, secondo me Chan numero 1. Va bene, ciao ciao, al prossimo video. Allora, stamattina sono in una delle spiagge che mi sono piaciute di più di Phuket e si chiama, vediamo se riesco a inquadrarlo, Lam Sing. Adesso vi spiego un po' la faccenda. E intanto entro perché c'è da fare un bel percorso giù, un po' in discesa. Allora, innanzitutto questa è una spiaggia un po' particolare ed è una delle poche spiagge con cui, nelle quali io mi sono trovato a dover pagare. Così, vabbè, pagare, si paga 20 baht, il corrispettivo più o meno di 50 centesimi. Le persone che sono all'ingresso si occupano un pochino di dare una pulita alla spiaggia, di garantire un pochino la salvaguardia dell'ambiente. Poca roba, insomma, 50 centesimi, però ce ne vengono qui di persone. È una spiaggia molto 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 bella, mi è piaciuta tantissimo. Non è tanto conosciuta ed è la spiaggia che si trova praticamente tra Kamala e Surin, quindi per coloro che vengono da Patong prendono la strada che torna in su verso nord, verso Kamala, e passato Kamala in una delle curve si incontra questo posto che si chiama Lam Sing. Ora, pagato il biglietto, bigliettino così, lo tenete in tasca tanto per garanzia, c'è tutte queste scale da fare. L'ultima volta che sono venuto sono stato praticamente un pomeriggio intero qui insieme anche a altre persone che conosco, o insomma che ho conosciuto, e il ritorno è stato drammatico perché non sembra, ma queste scale, farle dopo una giornata di mare, al contrario, salendo, avevo i quadricipiti che mi facevano un male cane. Quindi prendetevela comoda, tranquilli, una bella bottiglia d'acqua fresca, una pausetta nel mezzo, ma è fattibile, insomma, ci vengono anche bambini. Prima di Lam Sing, se venite da Patong, ci sono diversi bellissimi punti dove guardare tutta la baia, guardare tutta la costa, ok? Li chiamano viewpoint. Ci sono proprio anche dei piccoli edifici dove vi potete proteggere un po' dal sole, intanto che prendete delle belle fotografie. Fatelo perché ne vale la pena. Guardate, qui siamo proprio foresta, foresta e il vialetto che ho appena fatto. Ora qui magari ne vedete anche un altro a fianco, però insomma è soltanto perché da una parte si va a destra, dall'altra si va a sinistra. Io so che la parte più bella di questa spiaggia è a sinistra, quindi ho preso il vialetto di sinistra, ma insomma fatevela tutta, io l'ho camminata tutta. Ecco, ora finisco di scendere qua e poi vi faccio vedere la spiaggia di Lam Sing quando sono lì. Oggi il mare è un po' mosso, vedo. Ok. Ci vediamo dopo. Bye bye. Sono arrivato praticamente sulla spiaggia, ma prima di entrare sulla spiaggia vorrei farvi vedere una cosa che a me dispiace tantissimo, ma la devo documentare. Guardate, non so se si vede. Dietro le mie spalle c'è una scimmietta. Ok, il problema è che questo tipo di utilizzo delle bestie, degli animali, è
A me non piace per niente, perché vedete, è una sorta di commercializzazione di quello che è la natura. Allora, sì, certo, gli danno da mangiare, la trattano bene, ok, però è abbastanza spiacevole vedere le scimmie legate. Certo, comprendo che attirano l'attenzione dei turisti, tuttavia io sono assolutamente contrario a queste cose. È sicuramente una mia opinione personale. Fa piacere sempre quando vai nei posti esotici, oh che bello la scimmietta. No, non mi piacciono queste cose. Ok, fine della polemica. Oggi vi ho detto il mare è un po' mosso, quindi può darsi che l'acqua non sia proprio cristallina come me la ricordavo l'altra volta, però può darsi anche che si calmi durante la giornata. Intanto sono arrivato alla spiaggia vera e propria. Io andrò in quella direzione. Ed è spettacolare. Questa spiaggia mi piace un sacco. Certamente avrete visto alle mie spalle ci sono insediamenti, potete prendere a noleggio tavoli da surf, potete prendere a noleggio, mi sa, anche kayak. Ci sono naturalmente ombrelloni, perché qui quando il sole picchia, picchia duro. Anzi, già, vi devo ricordare di mettere la protezione. E poco più avanti, poi magari vedrete, anche perché ho fatto delle foto la prima volta che venne, ho fatto davvero tantissime foto. Poco più avanti ci sono diversi luoghi dove fare massaggi. Allora lì, stessa storia, mi hanno chiesto via mail dei miei amici, oh ma dai, i massaggi come sono? Allora sì, sfatiamo il mito, esistono sì massaggi sessuali, ok? Quelli che qui chiamano i massaggi con happy ending, cioè con il finale felice, tanto per intendersi. Però in realtà esistono tantissimi professionisti che fanno massaggi alla grandissima, proprio, cioè sono bravissimi, e appunto non sponsorizzano questo tipo di meccanismo solo economico che c'è in Thailandia, cioè il discorso sesso. Come vedete, ora non so se si vede perché sono all'ombra naturalmente, perché fare un massaggio al sole significa essere spappolati poi. E dietro di me anche, là, esattamente alla estrema sinistra, ci sono dei luoghi dove c'è scritto massage e niente, vi sdraiate, fate conto che più o meno i massaggi fatti bene qui in Thailandia variano dalle 300 alle 450 baht. Se pagate di più vuol dire che c'è dietro un discorso erotico sessuale, ok? Cioè massaggi fatti da professionisti in un certo modo stanno praticamente, mi sembra un'ora a massaggiarli, sì mi sembra un'ora, partono da 300 fino a 450, un buon prezzo è 350. Che dire, ora vi potrei far vedere l'acqua, quindi lascio le mie ciabatte qua. E anche se ho lo zaino e i pantaloncini non mi interessa tanto, non farò il bagno adesso, mi bagno soltanto i piedi, ma per farvi vedere che, ed oggi è mosso, ve lo ripeto, guardate, la cosa che mi piace tantissimo di questa spiaggia è che ci sono questi scogli e l'acqua è bella, è cristallina. Il bagno si fa piacevolmente, perché non è una di quelle spiagge in cui c'è bisogno di camminare 400 metri per avere
l'acqua ancora all'altezza della vita. Qui quando si è fatto i primi 7-8 metri dalla riva, insomma, l'acqua è altina, perciò è anche piacevole, insomma, nuotare e farsi una bella nuotata. Dall'MC è tutto. Passerò qui la giornata. Ricordatevi che ci sono anche insediamenti dove potete mangiare, si mangia abbastanza bene. Ed ecco qua. Bye bye. Ancora dalla spiaggia di Lemsing. Non so se si sente bene perché c'è un sacco di vento. Sono praticamente sulla punta. Non so se vedete. Praticamente adesso alle mie spalle è la spiaggia che ho lasciato appunto per fare questo percorso sui massi, e qua è bellissimo, insomma, questi scogli mi ricordano un po' la costa, i mari della Toscana, dove di solito vado a fare il bagno, insomma, così. Molti scogli. L'idea mia sarebbe riuscire a prendere . Ora non so se sarà possibile, perché l'altra volta che ci sono venuto non l'ho fatto. Vediamo se riesco, e se riesco casomai faccio un video, perché là c'è un'acqua pazzesca, la vedo da qui, è veramente trasparente. Però ci sono tantissimi scogli, quindi adesso vado a dare un'occhiata. Nel frattempo tutta la spiaggia che ho è Lemsing, guardatela. Opla. Quella là è tutta la spiaggia di Kamala. Molto 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 grande. Va bene, per adesso è tutto, cerco di arrivare laggiù. Bye bye. Allora, missione praticamente compiuta. Sono riuscito a scavalcare tutti questi sassi qua, e insomma è stato un po' così, c'era qualche sasso traballino, però come vedete alle mie spalle sono arrivato proprio dove dovevo arrivare. E vi voglio far vedere una cosa. In pratica là, non so se si vede bene, là c'è una spiaggettina piccolina. In pratica, se siete arrivati qui attraverso il percorso che ho fatto io, siete assolutamente da soli, eh? Particolare. Ovviamente qualcuno ci ha buttato dello sporco e poi chissà quando lo riprenderanno. Però, vabbè, dai. Ovviamente c'è gente che non si fa mancare questo tipo di piaceri, anche andando in barca. Adesso lascio il mio zaino qui e dentro in acqua, mi faccio un bagno. Pazzesca quest'acqua, è cristallina. Ciao ciao. Di ritorno da Lemsing Beach. La scalinata è finita, il ritorno come avevo detto. Bagno spettacolare, ho mangiato benissimo, un riso alle verdure pazzesco, ma aspetta l'ultimo pezzettino, l'ultimo tragitto, e poi anche per oggi una decina, 15 minuti di motorino e sarò in hotel a farmi una doccia. E ci vediamo molto probabilmente nel prossimo video, magari con un'altra spiaggia. Bye bye. Allora, sono ai mercati centrali, nel piano sopra, e adesso vi mostro un po' come Phuket si muove la sera per quanto riguarda appunto il mercato centrale. Innanzitutto qui potete mangiare diverse cose.
si trovano tante etnie e diversi tipi di cucine. Si parla un milione di lingue e ovviamente si tende a pensare che l'inglese sia una tra le lingue più utilizzate, ma in realtà è tutto uno scimmiottare di qualsiasi cosa. La cosa interessante, guardate, è molto grande. Ok, la cosa interessante però avviene sotto, cioè al primo piano del mercato. Questo era il reparto del pesce e, che ci crediate o no, ci sono delle varietà di pesci che io non avevo mai visto. L'altro giorno siamo andati a mangiare con un amico, ho comprato dei granchi che, vi dico subito, i granchi qui costano cari, ok? Non pensiate che siete in Thailandia non costano, i granchi costano, ok? Poi ci sono altri pesci che costano meno, però diciamo mediamente. E qua invece c'è il reparto della frutta e della verdura. Spero che si possa vedere un attimo. Anche qui si trova un po' di tutto, compreso i gatti. Usciti dal mercato centrale, si entra in uno di questi mercatini tipici, dove in realtà tantissime persone, compreso me stasera, ora passo dalle retrovie perché faccio prima, tantissime persone vengono a mangiare. Oggi ho mangiato con 200 baht una quantità di carne indescrivibile, che da noi 200 baht più o meno sono 5 euro. E qui vendono di tutto, dalla frutta ai dolci, abbigliamento, di qualsiasi cosa. Ovviamente c'è un'area che è adibita prevalentemente al cibo e ci passiamo. Ora la cosa interessante sarebbe che riusciste a sentire tutti gli odori, però cercate di immaginarvi. Qui ci sono persone di tutte le razze e tutte le etnie e soprattutto tutte le religioni, quindi c'è bisogno anche di un occhio di riguardo a certi tipi di cucine. Come vedete c'è tutta una sezione per la carne, per le zuppe, per le persone vegetariane, per chi non mangia le uova, ci sono polpette di tutti i tipi, animali che io sinceramente non voglio nemmeno sapere che cosa sono, però sembra che insomma siano buoni e se li mangiano. Ora, tra un viandante e l'altro ci sono, come sapete, in ogni circostanza, in ogni punto di ritrovo, templi. E è facile trovare questi templetti insomma in tutti i luoghi. Forse negli altri video vi ho fatto vedere anche nei posti più sperduti che ci sono luoghi di preghiera. Ora quello che io vorrei fare per voi è farvi capire che da questa situazione molto, diciamo, popolare, molto, sì, molto mercato, anche noi in Italia ce l'abbiamo, molto probabilmente non così multietnici, almeno per quanto mi riguarda non ho mai visto una quantità di etnie mischiate così tutte insieme, ma qui si parla di passare dai russi agli africani, all'Uzbekistan, alla Mongolia, alla Thailandia, alla Malesia, cioè qualsiasi cosa. Beh, usciti fuori da questo mercatino che in realtà continua fino a là, è molto grande, qui siamo proprio
vicino al centro commerciale per eccellenza di Bangkok, di Phuket. E questo centro commerciale si chiama Giangchilong. Il Giangchilong ha grandi marchi e roba prestigiosa, insomma, se uno vuole comprare e spendere un pochino di soldini, questo è il posto giusto, perché trova qualsiasi cosa e si trova proprio là. Adesso, quando questo pulmino se ne va via, leggerete Giangchilong in bianco. Ok, accanto ovviamente c'è McDonald's, c'è Starbucks, ci sono tutti i grandi brand delle multinazionali, non è che si fanno mancare niente qua. Ora, se riesco a attraversare la strada senza essere schiacciato, anzi no, non l'attraverso proprio per niente, perché qui sono dei mezzi pazzi e mi schiacciano davvero, faccio vedere che qua c'è ristoranti molto più, come dire, più ricercati, dove non si parla di mangiare un pochino mezzi in piedi in un mercatino, ma si parla di essere serviti e riveriti. La cosa interessante è che accanto c'è lo stadio della box thailandese, che è uno degli sport a cui ovviamente, insomma, lo so, ve lo potete immaginare, i thailandesi ci tengono moltissimo. Oggi, fra l'altro, se non sbaglio, leggendo su un cartello ho capito che ci sono addirittura dei campioni mondiali e dei campioni della Thailandia che stanno gareggiando provo a attraversare la strada, guardate, è pericolosissimo, ma ci provo lo stesso, ce l'ho fatta, sono salvo. Ci sono diversi combattenti che vengono da tutte le parti del mondo, dalla Gran Bretagna, dall'Olanda, dalla Thailandia, sto leggendo, dalla Australia. Come vedete, insomma, sono tante le persone che vogliono assistere a questi incontri. Diciamo che sono incontri che costicchiano anche dei soldi. Stare sotto il ring può costare anche 2.000-2.500 baht. In certi casi, quando gli incontri sono veramente al top del top, possono costare anche di più. Mi ricordo che sentite i rumori, questi stanno tirando su a quest'ora l'acqua dei pozzi neri da una farmacia a quest'ora. Sono tipo le 8:30 e questi non guardano in faccia l'orologio, va bene così, cioè tutti quanti entrano dentro la farmacia, comprano lo stesso, c'è un tubo che succhia su l'inverosimile e loro, vabbè, così. Mi hanno chiesto com'è Phuket, e Phuket è così. E quello che vorrei farvi capire è che sono solo le 8:30. Ora torno indietro, prendo il motorino e vedo se riesco a andare in Bangla Road e fare un paio di video anche lì, perché tutti mi stanno chiedendo: ma com'è sta benedetta Bangla Road? Io che vi devo dire, è un gran macello lì dentro, succedono delle cose assurde. Quindi spero di poter fare un video anche lì e che si senta, perché non so se con tutto questo rumore si possa sentire. Ora io devo stare attento, se no mi schiacciano, però fino ad allora bye bye. Allora, prima di andare da altre parti, vi volevo far vedere anche il centro commerciale di Giangchilong, che è impressionante. Cioè, ci sono mercatini di tutto al suo interno e ancora non sono dentro. Guardate quanto alto è il soffitto e ci sono banchi che vendono veramente di tutto, da
argento, monetine, ci sono venditori di conchiglie, roba che forse anche non serve a nulla, tipo questi aggeggini qui, ma che insomma i souvenir lo sappiamo, quando uno va in viaggio qualche cosa lo compra sempre. Ci sono ristoranti di tutti i tipi, Irish, Spicy House, ci sono addirittura enoteche. Intanto guardate quanto ho camminato e in realtà sono ancora fuori, cioè perché il dentro è praticamente un grande magazzino, diciamo un centro commerciale, solo che la cosa che a me mi ha più impressionato è proprio fuori, cioè fuori c'è una quantità di ristoranti e un'ampiezza fa spavento. Oggi è venerdì, cioè anche se va sicuro c'è tanta gente, però non si avverte, non si può avvertire la ressa perché c'è tantissimo spazio. È molto bello. È molto molto bello e ovviamente mangiare qui costa, perché costa. Vi trattano bene, vi trattano con un po' più di riguardo, diciamo, però costa molto. All'interno, come vedete, ci sono palme, cioè, ma anche se gli alberi sono davvero tanto alti, non arriveranno mai a lassù, perché è ampissimo. Io adesso, intanto che cammino, sto cercando di andare fin dall'altra parte, dove in realtà c'è una sorta di piazza, di piazzetta, e in qualche occasione fanno anche degli spettacoli. Le persone sono abbastanza cordiali, qui non è un luogo dove, come nei mercati, ti chiamano, ti dicono dai vieni a comprare, guarda da me, non guardare da lui. Qui è tutto molto discreto, come sentite anche la musica non è ossessionante, cioè ognuno ha il suo volume, ognuno ha il suo impianto, però c'è spazio per tutti. Ora, in realtà quella là sarebbe un'altra parte del centro commerciale, un'altra parte del centro commerciale sarebbe questa, cioè guardate la piazza, e ancora non sono dentro. La prima volta che sono venuto qui, tipo 10 giorni fa, ho detto ma è possibile, cioè, questo cioè, è grande come un paese. Noi, insomma, vicino a casa mia c'è un centro commerciale che mi hanno detto essere uno dei più grandi in Europa. Ma caspita, ma qui stiamo scherzando, cioè altro che, cioè, voglio soltanto dirvi che ora vabbè non si può entrare, ma in realtà ci sarebbe tutto un percorso da fare, perché insomma vabbè, adesso è chiuso perché sono già le 9, io mi avvicino soltanto senza entrare, però guardate bene, c'è una barca, cioè una nave, ma è vera, questa nave è veramente grande, c'è tutta questa fontana qua che funziona durante il giorno, ci sono getti di acqua. Qua c'è una sorta di capannone da circo, e vi assicuro che ci potrebbero lavorare dei trapezisti perché è davvero tanto tanto alto. E questa è tutta una piazza, questa è tutta piazza. Qui ci ho visto diversi spettacoli di ragazzi che vengono dalle scuole per fare break dance, ci sono persone che fanno, sai, il mimo, anzi guarda, ce n'è uno lì. Qui c'è questa cosa che poi, insomma, c'è anche in Italia, scusate, ho fatto una cena abbastanza pesante oggi, ho mangiato una valanga di carne che non è da me, però era buonissima. Vi dicevo, questa moda che c'è anche in Italia e che ovviamente anche a Londra c'è, però qui si vestono in un modo completamente diverso. Questi stanno fermi, se vuoi fare una fotografia la puoi fare e li paghi e buon. Ora dietro le mie spalle vedete uno, ecco,
che si è spostato leggermente, ma lui sta lì, praticamente è vestito da tartaruga ninja. E qua c'è un altro McDonald's, cioè perché uno non gliene bastava. Insomma, ragazzi, se venite a Phuket, cioè di cose belle ce n'è, non è che è importante per forza tutte le sere fare qui ci sono centinaia e centinaia e centinaia di persone che vengono a comprare, vedere, osservare le nuove mode. Allora, io non voglio entrare nel centro commerciale perché poi dopo magari mi rompono le scatole perché faccio un video, quindi mi fermo qua dicendovi che tutto quello che vedete giù in realtà c'è anche su, cioè è tutto a due se non tre piani. Questo è un altro ingresso, quello là è un altro ingresso del centro commerciale. Insomma, che dire, se fossi con qualcuno che mi può scattare una foto, di sicuro scatterei una foto qui al sushi box. C'è un mio amico a cui piace tantissimo il sushi, gliel'avrei detto subito, dai, fammi una fotografia. Come vedete c'è il lottatore di sumo, basta metterci la faccia e ciò che è fatto. Bene, penso che più tardi passerò da Bangla Road, perché insomma ancora adesso è un po' presto, sperando di poter fare un video, non ve lo assicuro, però cercherò, ma non ve lo assicuro perché poi la gente si incazza quando cominci a farli vedere e un po' c'hanno ragione, insomma. È per questo che in questi video vedete prevalentemente il mio faccione, ma cerco discretamente di farvi vedere anche un po' com'è la realtà qua. Fate conto che siamo intorno alle 9:30 adesso, e insomma la gente ancora mangia, anzi io mi vado a fare un bel frullato di frutta. Bye bye. Allora, come promesso, ci stiamo avvicinando a Bangla Road e di sicuro più avanti andremo e più il macello si intensificherà. Macello inteso come confusione, come volumi alti. Tenete presente che sono circa le 10:30, un quarto alle 11, e oggi è venerdì, quindi molto probabilmente ci sarà un caos della Madonna. Ed eccoci qua che stiamo entrando in Bangla Road. Io non so se si possa vedere, devo essere comunque discreto, come vi ho detto. E no, thanks. Tutti quanti cercano di offrire quello che c'è da offrire. E qualsiasi cosa sembra lecita. Uno dei grandi consigli che vi posso dare, essendo in Thailandia, mi raccomando, non accettate mai, e ripeto mai, nessun tipo di droghe, perché qui finite in carcere immediatamente. Ci sono addirittura persone che sono pagate dalla polizia per adescare i turisti che vogliono fare appunto uso di sostanze stupefacenti, e quindi qualcuno si avvicinerà a voi dicendovi marijuana, ecstasy o qualsiasi altra mercanzia. Dite sempre, sempre, sempre di no. Cominciamo un po' a notare l'andazzo, luci e persone che comprano e vendono di tutto. Poi esistono i famosi luoghi che sono tipo dei bar, che chiamano loro coco bar. Ora, in questi coco bar, che altro ci sono, ragazze? No, thank you. Ci sono ragazze che fanno lap dance. Ed
adescare il turista, insomma, fanno le simpatiche e poi dopo vi chiedono di bere con loro e alla fine il vostro drink costa 100 euro, quello loro costa 200, ne avete spesi 300, magari per una birra che al 7-Eleven costa 30 baht, avete speso 300. Le ragazze sono ovunque e di tutte le età. Ci sono posti dove mangiare. Vi ricordo che quello che vedete al primo piano è solo il primo piano, perché in realtà c'è anche il secondo piano e in alcuni casi anche il terzo piano del macello. E ci sono persone di tutti i tipi. Qua ci sono delle aree adibite proprio ai go-go bar, dove in realtà ci sono moltissimi bar messi insieme, però sono tutti attaccati. I turisti usualmente non si rendono conto che sono attività diverse tra loro. Vedrete maneggiare una valanga di soldi, perché ne fanno tantissimi. Una delle discoteche che sta andando più per la maggiore in questo momento è quella che ho dietro le mie spalle, che si chiama Illusion. Ultimamente moltissimi russi si sono inseriti in questo ambiente e cercano un po' di scardinare i thailandesi. Hanno comprato già adesso due discoteche intere adibite solo a loro, in realtà, perché ci sono soltanto ballerine russe, se le si vogliono chiamare ballerine. Come vedete, e nel mezzo è successo che un cane abbia morso un ragazzo, non si sa perché, e i cani qui vengono lasciati praticamente liberi, e quando succede che si incazzano le bestie non è che stanno troppo a chiedere scusa, mordono. Vedete che tutto quello che sentite, che vedete, è praticamente ad uso e consumo del turista. Tutte le volte che vengo a Bangla Road passo da questo pub e sentite, e c'è un gruppo, praticamente una house band che suona fisso qui. La cantante è veramente fenomenale, ha un repertorio vastissimo, dal rock al pop. Ecco, persone che si sentono male e altre persone che si sentono bene. Io ora cerco di arrivare fino in fondo a Bangla Road, perché in realtà non è lunghissima, non è lunghissima per niente. E non so se potete nemmeno sentire la mia voce, perché poi c'è un casino della Madonna. Ultimamente stanno anche andando di moda i giochi in 3D. Creano scalpore e ci sono 200.000 modi che hanno imparato i thailandesi per chiedere soldi o per fare soldi. Comunque è diventato un business incredibile. Ci sono delle donne, a mio avviso, bellissime, veramente bellissime. Se vi piace lasciatevi abbindolare, ma onestamente sono un po' stufo di sentir dire ai turisti: sì, ma la mia ragazza è diversa. Perché qui si viene solo per essere un po' presi in giro, per godersi la serata. Guardate,
Questa è una delle discoteche dei russi. Di fronte c'è un'altra storia tipo Gogo Bar, però solo di thailandesi. E qua si apre un'altra storia. E dall'altra parte idem con patatine. Una delle attrazioni della Thailandia in generale, ma sicuramente di Patong e qui nello specifico a Bangla Road, sono i ladyboy, cioè dei ragazzi che praticamente in parte si travestono da donne o si sentono donne o si fanno l'operazione al seno per avere insomma più la parvenza da donne. Qui l'omosessualità è una cosa un po' particolare, bisognerebbe spendere davvero diverso tempo per comprendere un po' come viene interpretata. Spesso e volentieri vengono mandati via dalle famiglie. Mi hanno spiegato che alcuni di loro fanno una carriera all'interno della Muay Thai, della Thai Box, anche se sono omosessuali. Invece i ladyboy hanno tutto un altro discorso. Vi assicuro che qualcuno vi accorgerete che sono ancora maschi, qualcuno sicuramente non ve ne accorgerete, perché insomma in un certo senso si tengono e si muovono così tanto bene che certe volte sono assolutamente donne, e ce n'è qualcuno che sono veramente bellissimi. Non faccio della falsa polemica, ognuno ha i suoi gusti, è giusto che manifesti la sessualità come vuole, e quindi specialmente in questi posti non vi scandalizzate se trovate persone così. Perché molti di loro sono appunto maschietti. Qua altri gruppi rock. Dall'altra parte piccoli barretti. C'è giustamente un McDonald's, perché i grandi brand ci devono essere comunque qui, sono richiesti specialmente dagli americani, dai tedeschi. Infatti non a caso qua c'è uno Starbucks. Ora sono arrivato finalmente in fondo a Bangla Road, ma sono convinto che con il mio video avrete visto poco. Cerco di farvi vedere qualcosa, ma l'unico modo che ho per non litigare con qualcuno è in realtà è far sembrare che io stia parlando al telefono, come spesso molte persone fanno, cioè tengono il telefono di fronte a sé e parlano in viva voce. Ci sono piccoli posticini dove mangiare, gioiellerie, e ricordatevi che Bangla Road rimane aperta praticamente fino alle 4-5 di notte, ma aperta è un modo insolito di capire questa cosa, perché intanto sono arrivato dall'altra parte e ho finito, perché qui a 50 metri poi c'è il mare. Ora mi soffermo un attimo. In realtà Bangla Road non è altro che una delle tante strade di Patong. Durante il giorno è aperta, ci sono negozi. Non appena chiudono i negozi, davanti ci si mettono altre attività, diciamo così. Se volete sapere di più degli altri aspetti di Bangla Road a Patong, a Phuket, digitate Bangla Road Phuket su YouTube
e scoprirete che ci sono altre persone che hanno fatto altri tipi di video. Spero insomma vi sia servito. Per adesso è tutto, bye bye. Eccoci qua, oggi sono a Caron Beach, la strada che si fa per arrivare a Caron è quella che va verso sud partendo da Patong, e proprio sulla strada noterete che ci sono degli ingressi, si cammina direttamente sulla sabbia, come vedete c'è una sorta di pre-ingresso al mare, e dopodiché basta camminare veramente poco, si arriva direttamente sulla spiaggia. Come avete visto, Caron è una spiaggia gigantesca, è veramente lunghissima, insomma, col motorino si passa proprio costeggiandola, ed è lunga, sono chilometri. Ora, quello che io voglio fare oggi è andare alla spiaggia successiva, cioè quella che sta ancora più a sud, che si chiama Kata Beach, però ci tenevo a farvi vedere che anche qui il mare è discretamente bello. Questa non è una spiaggia che io amo particolarmente tanto, perché insomma mi ricorda un po' le spiagge che ci sono a Rimini, Riccione, nel versante adriatico della nostra bellissima penisola. E invece adesso prenderò il motorino e continuando questo viaggio verso, sempre tenendosi il mare sulla destra, quindi scendendo verso sud, me ne vado a Kata Beach. Quindi intanto che sto camminando sulla sabbia, che vi assicuro sono intorno alle 11:30, brucia tantissimo, guardate, palmizi, comunque, è quella. Quella è la strada che farò. Quindi ci vediamo direttamente a Kata Beach. Bye bye. Bene, arrivati a Kata Beach. Kata è un po' più piccola rispetto a Caron, ha questa particolarità di poter essere camminabile, insomma ci vuole un po' di tempo ma è piacevole. Ci sono un sacco di barche, di long tail boat, che possono portarvi in tante spiagge particolari dove addirittura si ha accesso soltanto attraverso la barca. L'ultima volta sono stato là, cioè nella parte guardando il mare all'estrema sinistra. Oggi invece seguirò il consiglio di una mia amica e me ne andrò all'estrema destra. Intanto che cammino vorrei farvi notare che ci sono mercatini sempre e comunque dappertutto, spero che possiate vedere. Allora, diciamo che la stragrande maggioranza di questi banchi fa cose per mangiare, però insomma si possono comprare anche degli oggetti, magari magliette o altri ammendicoli. Spesso e volentieri quando ci sono questi mercatini non è che dovete aver paura di dover mangiare in piedi, perché allestiscono anche dei tavoli e giustamente se uno compra qualcosina insomma si può mettere seduto. Oggi il mare è quasi piatto, ci sono tantissime barche ormeggiate,
questo mi fa capire che siamo intorno a mezzogiorno, la gente non si sta spostando molto per andare in altre spiagge rispetto a qui. Una cosa che mi ricordo, l'ultima volta che sono venuto qua a Cata Beach, c'è la strada che costeggia la spiaggia, il lungomare, che si può fare tranquillamente in motorino, che finisce poi dopo un certo punto che c'è il Club Mediterranee. Allora, state attenti a dove avete accesso alla spiaggia, perché non sempre vi è consentito. Ci sono delle stradine e di sicuro, insomma, ci potete arrivare, però non vi infilate dentro hotel o resort, specialmente se vedete la scritta guest only, cioè solo le persone che hanno a che fare con quel resort. Magari fate 100-150 metri più avanti e vi accorgerete, insomma, che c'è sicuramente una via di ingresso, una via d'accesso alla spiaggia. Guardate che quella zona là è tutta zeppa, assolutamente piena di grandissimi hotel. Ora magari da qui non so se si può vedere perché il sole è alto e non riesco bene a capire nemmeno io la luce, ma anche se da qui sembrano piccoli, quando sono andato là, cioè, hanno preso praticamente tutto il promontorio, tutta la parte della collina. Altra cosa di cui voglio tenere un pochino aggiornato è il fatto che esistono questi jet boat qua. Allora, anche questi arrivano praticamente fino a riva. State attenti perché corrono come dei pazzi e se non vi vedono vi vengono addosso proprio, cioè spudoratamente. Se prendete a noleggio quei mezzi lì, il mio consiglio è che quando li noleggiate, prima di entrare in acqua, insomma, prima di montarci sopra, gli facciate una bella fotografia, perché è già successo, insomma, su internet troverete tantissimi video di americani che sono stati truffati proprio perché quando tornate a un certo punto vi dicono: ah, guarda, hai rotto questo, oppure c'è un graffio qua. Invece voi avete le vostre fotografie di documentazione, gli dite: queste sono quelle che io ho fatto prima di partire, facciamo un check e vediamo se è così o no. Sappiate che se vi incastrano in quel meccanismo sono davvero tanti baht che vi chiedono e, insomma, non mi vorrei trovare in quella situazione. Allora, io non so se oggi ce la farò andare su quell'isolotto, però sarebbe bello andarci. Adesso vado a vedere se c'è una via d'accesso e poi riesco a arrivare a nuoto. Vediamo, mi piacerebbe molto. Ok, sono quasi arrivato in fondo alla spiaggia. Qui ci sono anche dei punti dove potrò prendere un pochino di ombra e un pochino di refrigerio. Adesso mi bagno, mi faccio un po' il mio meritato bagno. Bye bye. Allora, sempre da Cata Beach, volevo farvi vedere un'altra piccola chicca. Qui c'è una imbarcazione abbastanza tipica. Giro da questa parte perché magari la luce è meglio. Sulla spiaggia trovate tantissimo corallo. Non so che valore possa avere, ma ne troverete veramente tantissimo. State attenti perché quando si spacca diventa tagliente, quindi potreste tagliarvi i piedi. Ma una cosa che ci tenevo a fare è un bagno con voi, perché
Sapete che ci sono persone, specialmente gli italiani, gli piace abbronzarsi. Non tutte le etnie piace. Per esempio, ai thailandesi non piace moltissimo prendere il sole, diventare scuri. Anzi, se possono, si imbrattano tutto di bianco. Vedrete tantissime ragazze con la faccia proprio bianca, sembra di cerone bianco, ecco. Ma a noi, insomma, piace prendere il sole. E qui, come vedete, io ho già camminato un bel po' e l'acqua è ancora le tibie. Quindi io adesso cammino avanti per farvi vedere quanto bello possa essere. Ci sono spiagge in cui, ma ne ho parlato anche in altri video, in cui basta 6-7 metri e poi va giù. E in questo caso si sta benissimo, l'acqua è di una temperatura splendida. E in questo caso, come vedete, mi sono allontanato, saranno quasi 10 metri e l'acqua è quasi all'altezza della vita. Ecco, allora, piccola raccomandazione: non lasciate oggetti come questo, perché ora quando sono indietro lo prendo e lo butto via in un cestino, è da incivili. Non lo fate, semplicemente non lo fate. Prendete le vostre sporcizie, mettetele nello zaino, appena trovate un cestino, che so che è difficile qui in Thailandia, ma rispettiamo un pochino questi luoghi che sono pazzeschi. Adesso, come da rito, mi faccio un bagno insieme a voi. Il cielo è terso, si sta bene. Oggi è una giornata veramente molto bella. Come vedete non ci sono troppe onde. Il mare è molto 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 pulito. Vedete? La sabbia qui ha una particolarità, che non è una di quelle sabbie che, anche se state nuotando o se passano delle navi o insomma delle piccole imbarcazioni, sale, perché è molto compatta, è una sabbia molto dura, quindi sta sul fondo. Sul fondale ci sono degli scogli, ma insomma li vedrete perché l'acqua è cristallina. E questo è quanto. Ora vorrei andare un po' più avanti, così, per farvi capire che anche se sono a diversi metri dal bagnasciuga, in realtà l'acqua mi dà ancora la vita. Quindi, a chi piace stare sul bagnasciuga, a chi piace prendere il sole, beh, questo è il luogo ideale. Dovete venire a Kata Beach. E con questo penso che sia tutto. Starò un po' in acqua, leggerò un po' del mio libro e poi farò un pranzetto in quel mercatino di cui vi ho parlato prima. Ciao ciao. Eccoci qua, finalmente a Patong Beach. È già circa mezzogiorno, l'acqua oggi è molto pulita. Usualmente io tendo a non venire a Patong Beach perché insomma è una di quelle spiagge stra super frequentate, dove insomma ci si ritrova dopo aver passato una nottata in discoteca. Ci sono tante persone che vengono qui sotto il sole a dormire. Potete noleggiare tranquillamente ombrelloni, ma soprattutto, vedete, ci sono i famosissimi jet ski. Sono insomma questi mezzi che vanno tanto tanto veloce, e se volete fare il bagno a Patong Beach state attenti perché corrono come dei pazzi. Io sono quasi in fondo al mio viaggio e
purtroppo ho finito praticamente tutta quanta la scheda del cellulare e molto probabilmente non ho più tantissimo spazio, ma insomma spero di poter fare delle altre fotografie prima di andarmene stasera. Tuttavia ci tenevo a farvi vedere anche questa spiaggia, che benché io insomma abbia lasciato un po' da parte, perché secondo me ci sono spiagge molto molto più belle, anche Patong Beach ha il suo fascino, perché da una parte ci sono palme, alberi e dall'altra parte il mare. Ora, invece di spezzettare questo video in diversi piccoli pezzi, proprio per il discorso della poca memoria che mi è rimasta all'interno, facciamo così: posa le ciabatte, posa il mio zaino e, come di rito, mi faccio un bel bagno insieme a voi, tanto per farvi vedere che, benché abbia un po' disfrattato Patong Beach, in realtà l'acqua è bella anche qua. Oppla! Qui basta camminare un po' e si entra immediatamente in un'acqua discretamente alta. Come vedete, ce l'ho già alla vita e sono passati tipo 4 metri e adesso un bel bagno. Allora, con Patong Beach io ho finito la mia rassegna, pranzerò insomma, magari farò un altro paio di giri in città per comprare gli ultimi ammennicoli. Sapete, insomma, quando si torna a casa si porta sempre dei piccoli regalini. Mi auguro che questi video vi siano serviti. Questa qua è tutta Patong Beach. Potete continuare a camminare per ore, ore e ore, perché è veramente lunga. Una cosa che ho notato oggi, ed è la prima volta che noto, spero si possa vedere perché non so se si riesce a vedere, ma là c'è una strisciata nel cielo. Ed è realmente la prima volta che vedo una scia chimica nel cielo della Thailandia. Comunque sia, se verrete qua in Thailandia, mi raccomando, fatevi un'assicurazione, perché non si sa mai. Avevo quanto è passato? Nemmeno mezz'oretta e sono stato a salutare un amico prima di partire e mi ha raccontato insomma un po' di brutte esperienze riguardo la Thailandia e come veramente avere un'assicurazione sia molto importante qui. Sapete che insomma per ospedali e per qualsiasi altra cosa c'è bisogno di un'assicurazione. Mi auguro che anche voi possiate passare una bellissima vacanza come ho passato io. Da Patong Beach è tutto. Vi saluto. Bye bye.